Allora, io direi che adesso non so il direttore quanto. Tanto devo fare una breve introduzione, intanto posso iniziare. Volevo innanzitutto salutare Federica Morgia, che la vedo connessa, l'ospite della dottoranda Diana Bukvic, che farà il suo intervento oggi. Buonasera a tutti. Buonasera, Buonasera. buonasera. Grazie per l'invito. Grazie a lei di aver accettato, insomma, per noi è un piacere. Beh, vabbè, allora dico un attimo due parole su questi seminari didattici. Innanzitutto vi ringrazio per la presenza. Io sono Claudia Canuti, sono una dottoranda al terzo anno della Scuola di Architettura e Design e sono membro del gruppo di coordinamento insieme ai miei colleghi Noemi Lapucci, Marta Ortolani, Antonello Garaguso e Manuel Scortichini. Vedo qui connessi nell'aula virtuale con me. E vorrei allora innanzitutto informare a tutti che tutti gli eventi saranno registrati, quindi come titolo di servizio, insomma, ve lo comunico. E poi giusto due parole per spiegarvi che cosa rappresentano questi eventi. PhD Research Talks è un ciclo di seminari didattici che è incentrato su argomenti e su risultati anche parziali delle nostre ricerche di noi dottorandi della Scuola di Architettura e Design di Ascoli Piceno. È un evento aperto a tutti che si terrà online, sempre su questa piattaforma, e a causa ovviamente dell'emergenza sanitaria Covid-19. Sarà sempre di pomeriggio, dalle 15 alle 17 se ci sarà un solo seminario, quindi costituito dalla presenza di un dottorando con un esperto, oppure dalle 15 alle 19 se i seminari saranno due. Inizialmente il gruppo di coordinamento ha provveduto con un lavoro di accorpamento dei vari argomenti di ricerca di noi dottorandi in tre ambiti tematici principali, che poi vedremo, scopriremo con il calendario degli eventi, perché oggi appunto è il primo evento, ma questo ciclo di seminari terminerà a giugno dell'anno prossimo. Giusto due parole per dirvi quali sono le motivazioni che ci hanno spinto a portare avanti questi seminari didattici, visto che questa è la seconda edizione. La prima terminata nel 2018, e insomma abbiamo voluto riproporre questi seminari proprio con l'obiettivo di avere una divulgazione e condivisione, e da qui il nome appunto Talks, condivisione sia di idee che di ricerche, di ricerche di noi dottorandi appunto. E da qui l'innovazione, la novità rispetto all'edizione precedente sta proprio nel fatto della presenza di un esperto. Un esperto invitato da ogni dottorando e quindi ci sarà la possibilità di avere un confronto tra dottorandi, esperti, professori, studenti e quindi anche la possibilità di cogliere degli spunti interessanti per anche idee di ricerca innovative o comunque future. L'altro obiettivo è quello di arrivare alla realizzazione di una pubblicazione che rappresenterà quindi il secondo volume. Di scenari di innovazione, architettura e design, già il primo pubblicato appunto nel 2018. E questo ecco, giusto per darvi insomma un quadro di questi seminari. Io ora ho visto che si è collegato anche il direttore, lascerei la parola al direttore della SAS. Aspetta, Luigi, aspetta un attimo. Luigi, aspetta. Eccolo. Eccomi, mi sentite? Salve, direttore, sì. Ecco, ben trovati. Scusate, abbiamo un'altra teleconference qui in contemporanea, quindi il consiglio della scuola di dottorato. Quindi sarò costretto a salutarvi molto rapidamente, ma al tempo stesso ci tenevo insomma, ad essere qui per l'avvio dei lavori, perché credo che, insomma, sono convinto del. Ma dicevo, insomma, è una bellissima iniziativa della quale vi ringrazio. Io apprezzo moltissimo quando all'interno della scuola di dottorato i dottorandi, i giovani si impegnano in attività organizzative di questo tipo perché servono moltissimo
alla crescita personale nonché alla salute della scuola di dottorato nel suo complesso. E quindi l'auspicio è che sia di grosso successo. Noi come scuola di dottorato abbiamo già pubblicizzato la vostra iniziativa e continueremo a farlo, quindi coinvolgeteci nelle vostre, appunto, nelle vostre attività, richieste, se bisogni, qualora ne abbiate. E noi siamo, ecco, qui sostanzialmente per aiutarvi in questo percorso culturale. Quindi, oltre che augurarvi un grossissimo successo di pubblico, a questo punto non posso far altro. Quindi, ecco, buon lavoro a tutti quanti. E lascerei a questo punto la parola a voi. Grazie mille. Grazie. Grazie mille. Grazie mille. Grazie, professore. E vorrei un attimo passare poi ora la parola al professor Bellini, che è il referente scientifico del coordinamento di questi seminari, se ha piacere, insomma. Certo, naturale. Io... Mi sentite innanzitutto? Sì, sì, sì. Innanzitutto io vi ringrazio dell'invito che avete esteso a me, vedo anche ai coordinatori, al direttore della scuola. Questa è un'iniziativa lodevolissima che il nostro consiglio dei docenti ha cercato in tutti i modi di stimolare nel corso degli anni e si arriva finalmente alla realizzazione al terzo anno, ma va bene, insomma... Va bene così perché dimostra la vivacità, l'interesse da parte dei dottorandi a proseguire il proprio percorso culturale che non si esaurisce evidentemente soltanto con il triennio del dottorato, ma si presuppone possa continuare anche negli anni successivi o come un semplice interesse oppure con un diretto impegno nella produzione scientifica di tipo accademico. Questo dimostra da parte vostra un interesse acceso alle vostre ricerche, un interesse alle discipline, che vi fa onore e a noi fa molto molto piacere, perché la vitalità di un dottorato si misura con i risultati ottenuti dai dottorandi, ma i risultati ottenuti dai dottorandi non possono essere ottenuti se non con la passione e con l'impegno, che non è sempre remunerato a livello economico o di soddisfazioni personali. La vostra iniziativa così ampia, noi abbiamo un dottorato estremamente variegato, molto aperto, siamo aperti in 3 curricula come voi ben sapete, ma anche all'interno dei curricula come voi ben sapete ci sono delle visioni molto diverse, quindi in realtà è un dottorato multiculturale, ma alla seconda, nel senso che poi ogni curriculum ha almeno 2 o 3 anime completamente diverse che spesso, non dico non dialogano, però possono avere visioni molto contrastanti su determinate scelte. E vi ringrazio, ripeto, per questa iniziativa, spero che possa naturalmente proseguire nei prossimi anni, anche quando molti di voi si saranno già addottorati e quindi lasceranno quantomeno il loro ruolo all'interno del dottorato di ricerca attivato alla SAD, insomma, che fa riferimento alla SAD. E con questo auspicio io ho anche un secondo auspicio per la verità, e cioè che i docenti facenti parte del consiglio dei docenti del dottorato anch'essi partecipino a questa lodevole iniziativa. Perché è una, non soltanto come fatto simbolico, non è soltanto questo, ma come manifestazione di interesse nei confronti della ricerca viva, fresca, che si fa sulla cresta dell'onda, seguendo i temi più recentemente portati all'attenzione dell'ambiente scientifico. Io lo farò senz'altro, non tutti, ve lo dico subito, ovviamente non ce la farei, però ovviamente anche in qualità di tutor, mi dispiace per Noemi Lapucci, ma è chiaro che io difficilmente mi perderò la esposizione di Noemi Lapucci, così come anche di altri dottorandi che sono più vicini ai miei interessi di ricerca, lo dico, non è un fatto personale, lo dico chiaramente. Però io auspico, spero, mi affido al cielo, che anche molti, moltissimi altri miei colleghi facciano la stessa cosa, perché la presenza, senza invadere il vostro campo, perché poi diventa anche una cosa fastidiosa, no? Però, insomma, anche soltanto la presenza può essere utile per voi, ma anche e soprattutto per noi, perché
ci dà la possibilità di imparare sempre un sacco di cose. Volevo adesso chiamare in causa un attimo il direttore della scuola, il professore Losco, se ha voglia di fare un saluto, insomma, così molto rapido. In ogni caso, comunque, lo ringraziamo noi e della sua presenza. Non so se ci sta. Ho voglia di intervenire. Vi chiedo scusa se mi sono collegato con 6 minuti di ritardo, ma avevamo appena finito il consiglio di scuola e quindi il tempo di arrivare su in aula. Non so se mi vedete, mi pare che sì, adesso sì. La camera e il microfono sono accesi, quindi non ci dovrebbero essere problemi. Allora, questa è un'iniziativa che si avvia alla seconda edizione. E quando un qualcosa si avvia a ripetersi nel tempo, vuol dire che quello che è stato fatto è stata una buona cosa e quello che verrà dovrà essere ancora migliore di quello che è stato fatto e quindi anche di quello che è stato fatto ed è portata ad essere fatto nel modo migliore di quella precedente. Quindi, come dire, sulle vostre spalle ricade una responsabilità molto importante e questo debba essere per voi tutto un monito a lavorare serenamente sugli ambiti di ricerca, come dire, e sui propri interessi, appunto, che vi sono più congeniali. Anche la scuola SAD di architettura, come già negli anni passati, potrà partecipare anche economicamente per le risorse che ha a disposizione, specialmente per quanto riguarda la pubblicazione degli atti, che proprio oggi ne abbiamo discusso in consiglio di scuola, e poi appunto con il responsabile o i curatori appunto della pubblicazione ci dovremo un attimo vedere, perché dovrebbero rientrare nell'ambito del progetto dell'editoria della scuola e che quindi, come dire, avrà anche una sua importanza, una sua riconoscibilità a livello, come dire, non solo accademico universitario, ma anche a livello esterno. Io non posso chiaramente, come ho fatto recentemente nella giornata dell'ambientamento che si è avuto ieri per le matricole, che fare un augurio, un in bocca al lupo e buona fortuna di quello che vi aspetterà. Il momento non è dei più felici, il momento è particolare. Ci sarebbe piaciuto fare questo incontro in presenza, però dopo tutta una serie di riflessioni si è ritenuto opportuno praticamente svolgerlo in via telematica. Vediamo la possibilità, e ci stiamo organizzando per svolgere questi incontri in presenza. Noi abbiamo un'aula che può contenere 56 posti, ma siamo in grado di supportare anche con aule buffer, con aule con cui ci si può collegare per ampliare anche questa cosa, perché credo che sia molto importante. Chiaramente questo comporterà lo spostamento delle persone, comporterà momenti di assembramento, di incontro, ma io nei limiti delle condizioni pandemiche che ci saranno in Italia proverei il prossimo incontro a farlo in presenza, perché poi questi incontri non sono destinati soltanto a voi, ma principalmente agli studenti della scuola che frequentano l'attività di formazione, perché noi, e da qui siete voi ricercatori in formazione, i dottorandi sono ricercatori in formazione, devono capire praticamente l'importanza del rapporto fra la didattica e la ricerca. Ci potrà essere soltanto buona didattica se si fa buona ricerca. E in un certo senso altrettanto si potrà fare buona ricerca se si fa anche una buona didattica, perché molte delle attività di ricerca possono essere e vengono trasferite nell'attività ordinaria. Favorendo
quel momento di disseminazione, diffusione, contaminazione con altre persone. Come vi ho detto precedentemente, avete una grande responsabilità, non è una frase fatta, ma purtroppo è la realtà. Qualcuno di voi, come dire, nella ruota della vita che gira, continuerà a svolgere l'attività di ricerca o nel campo accademico o anche in campi al di là del campo accademico. Voi sapete che i nostri dottorati sono strutturati come dottorati di ricerca, ma ci sono anche dei dottorati industriali o dei dottorati innovativi, che ognuno poi ha le sue caratteristiche. L'importante è che, in senso benevolo, vi contaminiate a vicenda, perché ogni esperienza vostra è opportuno che venga conosciuta anche dagli altri, perché servirà non soltanto a farvi accrescere voi il livello delle conoscenze, anche se si tratta di materie non consone o proprio non attinenti ai vostri interessi, ma principalmente vi aiuterà a capire come i problemi possono essere affrontati da diversi punti di vista. Questo è il bello, come dire, della variegabilità delle esperienze e del mondo che ci circonda. E io via preliminare un particolare ringraziamento agli ospiti. Adesso vediamo, rispetto al programma, conterò di esserci sempre nei limiti appunto dei miei impegni, ma mi sembra che in questa prima già ci siano degli ospiti appunto in questa prima seduta, e a cui rivolgo appunto i miei ringraziamenti della scuola. Io non posso che dirvi, anche se non mi piace forse il modo con cui ve lo dico, forza e coraggio, in bocca al lupo e soprattutto buona fortuna, perché nella vita ci vuole anche quella, non ci sono dubbi. Vi posso aggiungere un mio piccolo aneddoto, che da quando appunto io ho fatto il dottorato di ricerca, sappiate che io ho fatto il secondo ciclo del dottorato, ero molto giovane e adesso relativamente anche anziano. Voi siete, credo che siete arrivati al 33esimo, 34esimo ciclo. Io 35. 35, io ho fatto il mio terzo ciclo, era 88-91, 1988-91, quindi siamo stati i precursori praticamente del dottorato, non si sapeva niente, in Italia non esisteva neanche, e vi posso dire che mi ha aiutato moltissimo anche poi nella mia carriera accademica, senz'altro da questo punto di vista. Io ho sempre detto a tutti quanti che nella vita ci vogliono tre condizioni. Se, come dire, la capacità appunto di affermarsi nel mondo dipende da tre condizioni. Il 30% che uno ci deve mettere del suo, cioè deve studiare. Il 33% si ha dei buoni maestri, dei buoni riferimenti, perché lo aiutano a crescere e a guidarlo. E il 33% ci vuole anche un po' di fortuna. Quindi, a differenza del professor Bellini, che vi ha un po' terrorizzato dicendo non, i momenti sono difficili, non si sa come andrà a finire, io vi ho dato la mia piccola ricetta. Dovete studiare, dovete avere bravi maestri di riferimento che vi guidano e vi insegnano, e poi ci vuole, come nella vita, l'immancabile dose di fortuna, che poi può essere chiamate in vari modi, diciamo così, lasciamo queste cose così. Auguri di nuovo e vi lascio ai vostri lavori. Grazie. Grazie, grazie mille, professore. A nome di tutti, grazie, grazie. E volevo fare un attimo per ultimo un saluto al professor Talia, che lo vedo connesso, e è referente di uno dei curriculum di noi dottorandi. Se ha piacere di... Sì, mi sentite? Sì, 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 sì. Buonasera a tutti, grazie per l'invito, solo poche battute perché in realtà mi sono collegato per sentire voi e lo farò quando possibile anche nei prossimi appuntamenti. E io credo che l'iniziativa sia interessante, bella e anche con importanti prospettive di successo. Adesso vedo il contapersone che sta
continuando a salire, e al contrario di quello che adesso diceva il direttore Losco, io penso che le tecnologie informatiche vi consentiranno di raggiungere un pubblico molto ampio e anche di coinvolgere ospiti che probabilmente avremmo e avreste avuto difficoltà a far venire ad Ascoli. Quindi questo, mentre per la didattica di base la presenza è sicuramente un fattore fondamentale di successo, per gli incontri come questi, più specialistici, possono trovare in Zoom, nelle altre piattaforme informatiche, sicuramente un importante canale di successo e di condivisione. E da questo punto di vista, quindi, le parole d'ordine che segnano il vostro programma, le ho notate, divulgazione, condivisione, innovazione, possono trovare in questa iniziativa sicuramente degli importanti momenti di successo. Credo che la situazione attuale sia molto difficile per tutti, per motivi psicologici, naturalmente, personali, familiari, ma per la ricerca, paradossalmente, questo momento è saturo di prospettive importanti. Credo che mai come in questo periodo la società mondiale, globale, ha bisogno di vincere delle sfide che trovano nella ricerca, nella conoscenza, nella innovazione degli strumenti fondamentali. In primo luogo per capire dove andare, perché la situazione in cui noi oggi ci troviamo rischia di lasciarci senza capacità di reazione proprio per la nostra mancanza di conoscenze sulla pandemia, sul rischio, sulle condizioni che l'Italia affronterà nei prossimi anni per effetto della crisi economica. Quindi su questi aspetti c'è un bisogno straordinario di conoscenza. E secondo la questione, più che una considerazione, è un suggerimento, vi stimolerei a utilizzare questo strumento ricco e importante come il collegamento in remoto per coinvolgere il più possibile soggetti che avreste difficoltà a chiamare o a incontrare fisicamente, anche collegamenti internazionali, anche esperti che non necessariamente condividono il vostro punto di vista, ma vi possono dare un importante contributo in termini di critica, di dibattito, anche aspro, che però può aiutarvi a crescere e a trovare delle soluzioni inaspettate ai vostri interrogativi di ricerca. Da questo punto di vista credo che un'agorà informatica come questa è un modo per sperimentare una interdisciplinarità che voi altrimenti non avreste la possibilità di fare, o lo potreste fare solo a frutto di lavoro molto più impegnativo e molto più meno fruttuoso. Da questo punto di vista, quindi, credo che i prossimi mesi saranno molto importanti per voi e sarò molto contento di partecipare agli incontri che riuscirete, che organizzerete nelle prossime settimane. Buon lavoro e tanti auguri a tutti. Grazie, grazie mille professore a nome di tutti, e coglieremo sicuramente questi consigli che sono utili, che per quanto periodo negativo comunque la possibilità di avere incontri via remoto ci dà, ecco, l'opportunità anche di stringere contatti o avere riunioni anche con esperti dall'altra parte dell'oceano, per esempio, quindi grazie. Io per ultimo lascerei un secondo la parola a Diana Lapucci, che è membro del gruppo di coordinamento della precedente edizione, così se ci vuole dare un feedback riguardo alla sua esperienza o... Sì, buon pomeriggio a tutti. Io avevo preparato un paio di slide da farvi vedere, ma non vorrei togliere tempo prezioso agli interventi, ai vostri interventi, quindi mi fa molto piacere questo invito, vi ringrazio, e il mio contributo è semplicemente come, diciamo, un passaggio di testimone dalla vecchia guardia alla nuova guardia, quindi a nome anche di Jacopo Mascitti e Davide Paciotti, che sono miei collaboratori con i quali abbiamo curato la prima edizione
dei seminari didattici, organizzati ovviamente in un tempo diverso da questo, per cui non abbiamo potuto avere fare delle lezioni frontali con gli studenti e quindi mettere in contatto la comunità scientifica con i temi di ricerca e la comunità studentesca. Quindi abbiamo iniziato questo percorso vis-à-vis. Purtroppo, o per fortuna, come diceva il professor Talia, ci organizziamo e aumentiamo i nostri contatti in un modo diverso. E notavo anch'io che il contapersone è piuttosto elevato e molto probabilmente anche nei nostri interventi per una capienza di aule non avremmo potuto raggiungere così tanti studenti. Questo mi fa solo che piacere. E alla fine del vostro lavoro, come per noi, ci sarà sicuramente una pubblicazione che avrò il piacere di vedere e di leggere. La nostra prima pubblicazione si trova in biblioteca per tutti gli studenti che abbiano curiosità di sapere quali sono stati gli altri temi di ricerca che la Scuola di Architettura e Design ha affrontato negli ultimi anni. E con questo vi ringrazio per aver dato seguito alla nostra iniziativa, che so vi occupa molto e richiede molta energia e dedizione per quello che fate e per quello che facciamo. Per cui, ripeto, sia a nome mio che di Davide e Jacopo, vi auguriamo buon lavoro, buon proseguimento e buon secondo ciclo di seminari didattici. Grazie mille Diana, grazie. Sì. Allora prendiamo questo testamento allora, questo passaggio. E allora passerei la parola a Diana Bukvic, che è la nostra prima, la dottoranda che ecco, inaugura questi seminari e farà il suo intervento nell'ambito tematico del Cultural Heritage, Risk Management e Technologies for Reconstruction. E poi le chiederei ovviamente di introdurre il suo ospite. E vi ringrazio a tutti. Ok, grazie Claudia, mi sentite? Salve a tutti, buon pomeriggio. Allora, questo pomeriggio farò una breve introduzione, una breve descrizione mia, dell'ospite, del nostro moderatore, dopodiché ci sarà la presentazione di Federica Moss, che ringrazio e vedo connessa. E dopodiché farò una breve presentazione io e lasceremo un finale per discutere insomma su quello che si è detto. Mi descrivo brevemente, io sono Diana Bucqui, sono una dottoranda al terzo anno in Architecture Theories Design. Dal 2017 sono assistente alla didattica nei corsi di architettura presso la Scuola di Architettura e Design di Ascoli Piceno. Ho partecipato attivamente a diversi workshop e seminari nazionali e internazionali e da qualche anno mi occupo di alcuni temi, tra cui la catastrofe, il terremoto, la ricostruzione, la rovina, l'heritage e l'architettura contemporanea. La mia ricerca di dottorato ha il titolo Oltre la catastrofe e la rovina nelle strategie progettuali di ricostruzione post-sisma e indaga il rapporto tra ricostruzione e rovina post-catastrofe a seguito dei gravi danni prodotti dagli eventi sismici che nel 2016 hanno colpito le regioni del centro Italia. Il nostro moderatore di oggi pomeriggio, che vedo connesso, è il professor Luigi Coccia. È un professore ordinario in composizione architettonica urbana presso la nostra scuola e svolge ricerche sulla territorializzazione dei fenomeni urbani, indagando temi insediativi, infrastrutturali in relazione alla forma del suolo, nonché tematiche riguardanti gli effetti delle dismissioni industriali e del turismo nei processi di rigenerazione urbana. Da qualche anno si occupa anche lui di ricostruzione post-sisma, ha svolto nel 2017 uno studio finalizzato alla perimetrazione dei nuclei insediativi del comune di Arquata del Tronto, è stato coordinatore nel 2017 per il progetto di un centro temporaneo per attività economiche e produttive di Camerino. E infine nel 2018 è stato anche coordinatore del progetto di ricerca alla ricostruzione post-sisma per il progetto per il nuovo centro di ricerca universitario di Camerino. Parlerò di Federica Morgia. Ciao Federica, intanto sono molto contenta che hai accettato il mio invito.
Federica è architetto PhD, insegna progettazione architettonica e urbana alla Sapienza Università di Roma, è membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Paesaggio Ambientale e dell'Erasmus Plus Joint Master Degree Architecture, Landscape and Archaeology della stessa università. È docente nel Network Designing Heritage Landscape Tourism Landscape dell'Università IUAV di Venezia e si occupa di architettura, città, paesaggio e valorizzazione del patrimonio culturale. Le sue ricerche, progetti e realizzazioni hanno ottenuto riconoscimenti anche in campo internazionale. Tra le pubblicazioni più recenti c'è Catastrofe, istruzioni per l'uso nel 2007, Eric Mirales, Benedetta Tagliabue 2010, Molto piccolo, piuttosto grande 2015 e Stili di vita, città del futuro 2020. Federica in un suo scritto definisce la catastrofe come un evento esterno al sistema fenomenico che provoca una discontinuità all'interno del sistema stesso, rappresentando una cicatrice, una smagliatura nella trama del tessuto del textum urbano. Il suo intervento sarà di tipo teorico, con evidenti riferimenti ed esperienze progettuali in relazione ai progetti di ricostruzione, a partire dalle rovine post-belliche e post-sismiche in Italia. Lascio la parola a te, Federica. Benissimo, moltissime grazie. Anzitutto grazie a tutti e a tutti voi. Sono molto felice di essere qui. In modo particolare ringrazio Diana per questa bellissima presentazione e saluto Gigi, che non vedo in questo momento, ma spero di così vedere presto, essendo il moderatore di questa parte dell'intervento. Anzitutto mi sembra una iniziativa molto lodevole questa, è sempre molto interessante sia per i dottorandi, io credo, avere diciamo uno scambio, eccolo lì, ti l'ho intravisto, uno scambio tra loro. E... Ciao Federica, ci sentiamo dopo, buon lavoro. E uno scambio tra loro. Io ho appena chiuso, come ricordava Diana prima, insegno a Roma, diciamo sono una docente di progettazione architettonica urbana e insegno al primo anno, ma contemporaneamente sono ormai da parecchio tempo nel Collegio dei Docenti del Dottorato Paesaggio e Ambiente e quindi diciamo questa sorta di giano bifronte che mi unisce alla didattica e alla ricerca lo trovo sempre molto interessante e molto stimolante, no? Mi capita quindi di rapportarmi con studenti che arrivano il primo giorno di iscrizione alla facoltà e poi invece di continuare spesso a discutere con loro dopo la loro laurea nell'ambito di un dottorato di ricerca. Io credo che questo rapporto di continuità con gli studenti sia veramente un privilegio, una ricchezza enorme del mestiere che facciamo. E in modo particolare credo che il confronto anche tra ricercatori giovani come siete voi, che stanno scegliendo un po' il loro campo disciplinare di appartenenza, no? Che non è detto che poi vada cambiando nel corso degli anni e delle ricerche, trovi uno stimolo e un luogo di crescita proprio in queste occasioni collegiali. Quindi sono molto contenta di vedere che in questo momento sono collegati con noi 99 persone che saluto tutte e spero di riuscire ad interessare con il mio intervento. Cerco di condividere lo schermo in maniera che le immagini che ho preparato per voi possano supportare questa mia chiacchierata che, come diceva poco fa Diana, è una chiacchierata di tipo ampio respiro. Spero che si veda. Io adesso non vedo più nulla, vedo soltanto lo schermo del mio computer. Sì, si vede. Si vede, si sente, perfetto. E dunque, perfetto, grazie. Sì. Come diceva Diana, vi presento vorrei lanciare, ecco, anche
essendo in apertura di questo interessante consesso, un tema che devo dire non amo, diciamo, parlare della mia biografia, ma che biograficamente mi è molto che caro, proprio perché inquadra un momento di lavoro che ha coinciso con un periodo di formazione per me importantissimo, che è stato appunto la mia tesi di dottorato di ricerca. La catastrofe, quindi, come elemento di indagine, di lettura delle trasformazioni urbane. La tesi di dottorato, quindi, è un tema di ricerca, diciamo, sul quale ho lavorato per molto tempo, che ho ovviamente abbandonato poi a un certo punto, ma che è andato tornando, questo spesso accade nella nostra vita di ricercatori, e che quindi costantemente negli anni, ormai ne sono passati quasi 20, continua, diciamo, a riaffacciarsi nei miei lavori anche più recenti. In questa prima slide vedete da una parte appunto la tesi di dottorato che ho fatto a Roma, pur avendo diciamo una specie di doppio titolo, avendo fatto un dottorato in Proyectos Architectónicos a Madrid, la tesi di dottorato invece è stata discussa in Italia, e il relatore è stato Antonino Terranova, ma a questo lavoro, che è stato come un grande contenitore di una serie di stimoli e di interventi, hanno collaborato molte persone diverse che in maniera devo dire molto sistematica hanno diciamo dato energia e scientificità al lavoro che io andavo mettendo insieme, quindi non posso non ricordare importanti contributi a questo lavoro che sono stati dati da Yannis Kounellis, da Franco Curini, da Bernardo Secchi, da Pippo Ciorra e da Francesco Venezia. Il lavoro sulla catastrofe quindi non è stato soltanto la tesi di dottorato e una pubblicazione, ma anche una serie di iniziative di tipo culturale, come ad esempio una mostra internazionale e convegno dal titolo Peace Building, Identity and Architecture in Post-Conflictual Areas, di cui ho fatto anche l'allestimento alla Casa dell'Architettura di Roma nel 2008 e di cui sono stata curatrice con altri, che vedeva proprio al centro, diciamo, di questo tema di analisi, di discussione, il progetto come elemento di risarcimento, di riscatto e anche di uscita da una condizione di conflitto permanente. Questo lavoro sulla catastrofe, come dicevo, è un lavoro appunto che si è poi protratto, si è anche trasformato nel tempo, e continua, diciamo, ad essere così, sotto vari punti di vista, un fil rouge di alcune ricerche anche molto recenti che costellano il mio lavoro quotidiano sulle trasformazioni urbane, risultato di alcuni seminari, ad esempio, questo è un seminario che abbiamo fatto nel dottorato di paesaggio ambiente con Luca Reale e Viola Corbari, una pubblicazione con Alessandra Capuano, Benedetta Di Donato e Alessandro Lanzetta, ho scritto in questo senso con Valerio Mosco su Viceversa, a proposito dell'attualità dell'utopia. Mi è capitato di partecipare ad una mostra la ricostruzione in Siria, paesaggio del risarcimento, inteso come diciamo strategie per territori che hanno subito catastrofi e sconvolgimenti a causa di danni di tipo antropico, e poi visioni, diciamo, collaterali. Vi segnalo a questo proposito un lavoro, un ultimo lavoro proprio in corso di pubblicazione, che abbiamo ultimato da poco con Alfonso Giancotti, Elisabetta Cristallini e Giulia Marino, in Compiute o Deludi della modernità, che è diventato
un libro che è appunto in uscita per Aracne, Paesaggi incompiuti verso un nuovo glossario, che mi piace ricordare in questa situazione, perché è proprio un lavoro fatto assieme anche ai dottorandi del nostro dottorato, e riguarda proprio il territorio come luogo di riscrittura in seguito a situazioni di tipo catastrofico. Convegni, tavole rotonde, inviti, conferenze, ma adesso insomma scendiamo un po', chiedo scusa, nel vivo. Che cos'è una catastrofe in termini, diciamo, etimologici? Catastrofe è un termine molto, molto antico, molto interessante, però è un termine, come dire, scivoloso, è un termine, diciamo, che è un grande contenitore e che quindi in questo senso si presta a molte accezioni. Dal punto di vista strettamente tecnico, quindi dal punto di vista linguistico, catastrofe è una parola che deriva dal greco e che mette assieme, come spesso accade in termini greci, due elementi che sono una radice, un suffisso e un prefisso, strofè, che significa che si volge, e catagiu. Viene utilizzato per la prima volta questo termine da Aristotele nel nono libro della Poetica, per indicare proprio una delle fasi all'interno della struttura della tragedia. In modo particolare egli la descrive come un'azione che reca seco rovine e dolori, ma che, innescando la partecipazione emotiva del pubblico, conduce alla catarsi, cioè allo sfogo delle emozioni che la vicenda ha provocato. Ed è proprio poi su questo sfogo che si costruisce una sorta, come dire, di capovolgimento dell'azione. Ma dal punto di vista invece tecnico, scientifico, il termine catastrofe indica una situazione piuttosto specifica e piuttosto importante. Si tratta di un fenomeno che imprime un cambiamento definitivo in un sistema, l'esito conseguente a una rottura della stabilità strutturale che lo modifica fino a determinarne la scomparsa. Essendo la fisica un sistema dinamico e indicando la catastrofe un momento di passaggio verso una fase di nuova entropia, il fenomeno dà luogo a un processo di trasformazione del tutto necessario. E quindi la fisica ci dice che questo processo di trasformazione, di capovolgimento, è in realtà un processo che consente di raggiungere un nuovo e più duraturo equilibrio. Nel Novecento, nel XX secolo, ovviamente questi concetti hanno un'ampia trasformazione. Un testo degli anni 70 di René Thom, matematico, modelli matematici della morfogenesi, egli ci dice che questo fenomeno è stato studiato soprattutto per l'allargamento del campo di azione della fisica stessa, e ci dice che nella misura in cui l'organizzazione sociale evitava all'uomo il pericolo delle catastrofi biologiche immediate come la fame e la guerra, la dinamica mentale si è sforzata di prevenire le catastrofi più rare, più straordinarie e di codimensione più elevata. Questo ha richiesto una descrizione con simboli più estesi e articolati nella misura stessa in cui si poteva descrivere la catastrofe rara come collisione accidentale, geometricamente in intersezione trasversale, di catastrofi più banali. Ovviamente si apre a questo campo una serie di ricerche che hanno a che fare, per esempio, con la teoria dei frattali e molte altre teorie che caratterizzano i sistemi matematici contemporanei. Ma se ci riferiamo alla catastrofe come, diciamo, a una successione di eventi in un territorio, che è per esempio il territorio in cui viviamo, è interessante la definizione che ce ne dà Franco Curini. Egli ci dice che se ci riferiamo alle città, dobbiamo riconoscere che gli organismi urbani sono dei sistemi governati da un equilibrio instabile e provvisorio, nel quale si accumulano progressivamente elementi di crisi. Questo meccanismo procede fino a un cedimento dei processi funzionali e rappresentativi della città, un collasso che è la premessa dell'instaurarsi di un nuovo equilibrio, anch'esso labile ed effimero.
Nella loro storia, a volte plurimillenaria, le città vivono quindi una continua e fisiologica alternanza di cadute e rinascite, di catastrofi e di ricostruzioni. E forse possiamo dire che è proprio nel territorio fisico in cui noi viviamo che questo alternarsi quindi di vicende che portano a equilibri e disequilibri è quello di cui poi la storia del territorio è costellata. Questo è una tavola molto interessante elaborata da Franco Burini nel 1990 che si chiama Progetti di distruzione, è una delle nove tavole che elaborò appunto per Roma, in cui proprio a partire, diciamo così, dalla sottrazione, dalla distruzione di frammenti di città attraverso una maglia isotropa, il progettista ipotizzava una rivitalizzazione del tessuto urbano saturo. Chiedo scusa. Andando ancora più a fondo, diciamo così, di questa lettura attraverso il dinamismo di un sistema in equilibrio e in disequilibrio, interessante è anche la lettura su questo tema che ne fa Bernardo Secchi. Quando noi pensiamo all'identità di una persona, pensiamo a una sedimentazione che è prodotto di una lunga vicenda. Scrivere la biografia di un luogo significa allora ripercorrere le tappe delle relazioni che quel luogo ha avuto con altre storie che nel passato si sono succedute e lavorare sulle contraddizioni che si sono susseguite nel tempo. Tutto questo è conduttore di suggestioni per il progetto. Spesso questo ha a che fare con le catastrofi. Qualsiasi luogo è stato prima o poi sottoposto ad una catastrofe. Può essere stata un'invasione barbarica, un'alluvione o una guerra. Si possono riconoscerne i segni a volte che ne hanno dato luogo a processi di integrazione e assimilazione. Ed è proprio su questo tessuto elastico, diciamo così, che la città prende forma e assume forme anche molto, molto differenziate. Queste sono delle immagini invece di progetti di Secchi e Viganò. Vorrei chiudere questa breve ma esaustiva, spero, definizione del termine catastrofe, un po' tendenziosa, perché poi è quello che ci interessa fare questo pomeriggio, cioè capire come questo tema possa, diciamo, la lettura di alcune trasformazioni legate a questo tema possono essere, diciamo, delle tracce significative anche generative di nuovi equilibri all'interno di aree territoriali significative. Una definizione invece che ne fa Gianni Scunelli, su un artista, diciamo, da poco scomparso, a cui è stato molto caro questo tema. La catastrofe ha una nascita casuale. Ogni catastrofe genera un eroe, nel senso arcaico del termine, e questo polarizza l'attenzione della gente. L'eroe è il frutto di una catastrofe che è nata dal caso. Non si può andare alla ricerca di una catastrofe. Essa è l'occasione unica e direi quasi positiva per l'uomo che poi deve formalizzare. Il pittore ha però degli spazi maggiori dell'architetto, non è legato al territorio. Basta vedere le case di Mies van der Rohe per capire cos'era l'architettura. Era l'idea di un intero sistema culturale, anche della crisi della borghesia. Mies preannuncia la catastrofe dell'Europa che si prepara alla guerra. Ed è chiaro che questo, come dire, senso quasi eroico, no, dell'interprete della catastrofe ha molto a che vedere, diciamo, con un concetto quasi superumistico, diciamo così, dell'azione umana, no, che non è certamente il ruolo proprio dell'architetto, che invece è una tecnico, diciamo così, no? Ma anche un umanista che però ha come compito quello di mettere ordine poi, no? tra le cose. I processi di sviluppo dei sistemi culturali, quali sono i paesaggi urbani o rurali, sono segnati quindi dall'irregolarità. È solo a posteriori che si tende ad omogeneizzare internamente le epoche, facendole coincidere ad esempio con uno stile dominante. Quindi i processi che da un punto di vista immanente appaiono continui si presentano in realtà come discreti e discontinui. Questo ci dice Lotman in Testo e contesto, semiotica dell'arte e della cultura. Un po' di dati a questo proposito. Questi sono dati che, diciamo,
possono subire, come dire, aggiornamenti continui, no? Ma a noi interessa in questo momento fare un discorso di metodo più che di, diciamo così, di specificità. Possiamo dire però che questo, diciamo, lo abbiamo purtroppo sotto gli occhi tutti i giorni, si registra chiaramente un numero, come dire, progressivamente maggiore di catastrofi e soprattutto di vittime che vengono causate da eventi traumatici di questo genere, no? Il dato che altrimenti sarebbe vuoto va sempre associato, diciamo così, al luogo, al contesto, ed è purtroppo interessante notare come il 95% dei problemi e quindi anche delle vittime si registra nei cosiddetti paesi in via di sviluppo, mentre soltanto il 5%, seppur poi è quello che spesso focalizza maggiormente l'attenzione, per esempio, dei media, è localizzato nei paesi a capitalismo avanzato, che pure presentano una densità demografica molto più elevata. Quindi, diciamo, quando parliamo di catastrofi, spesso ci sfuggono i numeri, no? Spesso, diciamo così, abbiamo di fronte il nostro orizzonte, mentre la maggior parte poi degli eventi di tipo catastrofico investono numeri, superfici, dimensioni e luoghi molto lontani, diciamo, dalla nostra quotidianità. Le catastrofi, ovviamente, come sappiamo, possono essere causate dall'uomo, ma possono e sono, diciamo, spesse volte di tipo assolutamente naturale. Questo implica, come dire, una serie di strategie che debbono essere in qualche modo attuate prima o dopo la catastrofe in sé, no? Quelle che avete visto scorrere, vorrei tornare un momento su queste ultime immagini, sono proprio le immagini a tutti note del territorio avvenuto in Belice nel 68 e che ha riguardato proprio territori italiani, mentre quello che vedete qui è quello del Friuli successivo al 77. Uno dei lavori che mi ha tenuto più occupata, diciamo, in questi ultimi anni è la scrittura di questo libro assieme ad Alessandra Capuano, e mi sono occupata in modo particolare dei paesaggi di rovine, mappando all'interno di una dimensione globale che però, come vedete da questa mappa, ha una sua centralità all'interno del Mediterraneo, tutta una serie di luoghi e progetti che proprio in forza, diciamo così, di eventi rovinosi hanno invece trovato attraverso il progetto una possibilità di nuova risorsa all'interno di un contesto contemporaneo. Uno degli esempi da noi più studiati in questo senso è stato il quartiere di Piano Cascio e Carmine a Salemi, ovviamente un luogo noto a causa della, appunto, come dicevo, del terremoto verificatosi in Sicilia nel 1968, che cancella, radendoli al suolo, numerosi centri di origini medievali, tra cui la città di Salemi. Il progetto di ricostruzione, se così vogliamo
chiamarlo, del centro storico della città, in modo particolare dei quartieri Piano Cascio e Carmine, è in qualche modo emblematico di questo, come dire, di una maniera di riscrivere questo territorio senza sovrapporre a questo luogo una, come dire, una scrittura che in qualche modo imponesse il rassicurante com'era dov'era, ma viceversa cercando di dare nuovo significato soprattutto allo spazio pubblico a partire proprio dalla rovina. La rovina che diventa allo stesso tempo sia significativa della, come dire, dell'identità del, del luogo stesso, no? Come, come se fosse una rovina archeologica, no? Come se fosse quindi una vestigia vera e propria, sia a partire proprio dalle connotazioni urbane che il crollo degli edifici aveva determinato nel tessuto esistente. Il progetto di Roberto Collovà e di Alvaro Sizza quindi rigenera lo spazio urbano proprio a partire da alcuni luoghi che sono i luoghi della distruzione, come ad esempio il Sagrario della Chiesa, che non viene ricostruita in termini proprio di come dire, di funzionalità legate all'edificio, ma viene ripensata in termini di socialità, di spazio pubblico, di luogo identitario di questo sistema. E quindi la navata centrale diventa la piazza del paese, a partire dalla quale si diramano tutto un sistema di nuovi piccoli spazi pubblici, che terminano e vengono messi in collegamento con l'altra area fortemente colpita dal, dal terremoto, che è quella del, del Carmine, dove Francesco Venezia, con Marcella Aprile e Roberto Collovà, diciamo, fanno del sistema delle rovine un parco urbano, a partire proprio dagli elementi che sono rimasti in piedi, quindi quelli che erano originariamente i muri delle case diventano i cordoli e sistemi dei percorsi che strutturano il susseguirsi degli spazi. Questa, diciamo così, rilettura quindi, no? A partire dalle rovine del tessuto urbano che viene come a risignificare il sistema degli spazi pubblici, degli spazi aperti, e quindi addirittura a costituire l'occasione, no? Per un nuovo spazio pubblico. Salemi non aveva un parco urbano. Le distruzioni hanno consentito, come dire, di non sovrascrivere un progetto calato dall'alto di tipo diverso, no? Ma a partire proprio dalla ricomposizione di alcuni frammenti a immaginare un altro tipo di città, un altro tipo di spazio a favore e in funzione proprio di tutti i cittadini. Questo è un progetto che tra le altre cose sta continuando ad avere, come dire, modificazioni e ulteriori cambiamenti, no? Quindi come sempre avviene negli spazi pubblici, la grande potenzialità di questo tipo di progetti è di essere strutturanti altre e generanti altre ulteriori iniziative. Dal punto di vista, come dire, teorico, Paul Virilio tratta il tema della catastrofe in questa mostra molto interessante. Passo un po', diciamo così, per farvi un panorama, come dire, completo e eterogeneo di questo tema, a trattare questo argomento in termini
come vedevamo anche prima rispetto a Cunellis, in termini più espressivi di denuncia, quasi artistici, come pure alcune, diciamo, iniziative artistiche che si pongono un po' a metà, diciamo, no, tra il progetto di architettura e la performance. Queste sono delle proposte di Lebeus Wood per Sarajevo del 2002, quindi a circa 10 anni, diciamo, dalla guerra dei Balcani. E anche qui tutti i tentativi poi immaginari, immaginifici di Lebeus Wood di ricostruzione passano attraverso l'enfatizzazione dell'elemento della rovina, no? Come dire, al di fuori e al di là, diciamo così, del rassicurante voler ricostruire come se niente fosse stato, no? Ma il senso della ricostruzione parte proprio dal senso della distruzione, che non è soltanto una distruzione nel caso dei Balcani, della città e del territorio, ma è anche ovviamente una frattura, una distruzione culturale, no? Di un'unità che prima era un'unità geografica, ma era anche un'unità di popolo, per passare appunto invece a una frammentazione complessiva, o addirittura alle interessanti performance di Lucy Horta, la quale, diciamo così, prevedeva che di fronte alle catastrofi, come, diciamo, in un cocoon ci si potesse poi attrezzare, no? Con una serie di apparecchiature per la sopravvivenza poi dei singoli uomini, e diciamo la sua linea di ricerca è anche molto interessante. Vi invito a cercare anche in rete, si trova parecchio materiale elaborato da Lucy Horta, che appunto, come Yannis Kounellis, come Paul Virilioux e come molti altri in questi decenni, ha molto lavorato sul tema della catastrofe e della sopravvivenza, immaginando luoghi di primaria accoglienza post-sismici, per esempio, no? Che non fossero, come dire, soltanto i container, che pure sono necessari e utili, ovviamente, per prima accoglienza, ma che possano essere anche proprio delle, come dire, delle attrezzature performative flessibili. Ma ecco, se a partire, diciamo, da una prima parte della ricerca che ho svolto sulla catastrofe, diciamo, nel libro a cui faceva riferimento anche Diana prima, si parla di che cosa si può fare prima e di che cosa si può fare dopo. Quello che vi vorrei proporre oggi è una condizione un pochino diversa, cioè dopo tanti anni che studio questo tema mi sono resa conto che forse la condizione contemporanea non è tanto di noi progettisti, insomma non è tanto di prefigurare come fare in modo che la catastrofe non avvenga, oppure che cosa fare dopo che la catastrofe è avvenuta, ma è che cosa fare mentre, no? Che cosa fare in una condizione che ormai, a causa, diciamo così, anche probabilmente di quello che abbiamo fatto fino adesso in questo pianeta, è ormai diventata una condizione di emergenza permanente. Detto questo, sul che cosa fare prima, per esempio Rem Koolhaas ci dice proprio questo, che essendo ormai la nostra condizione è una condizione di permanente criticità, lui ci dice, in un clima di permanente strategia del panico, cosa conta per la città della differenza esacerbata non è la creazione mediatica di un ideale, ma l'opportunistico sfruttamento dell'imprevisto, dell'incidente e dell'imperfezione. E sicuramente uno dei, diciamo, in questo senso, uno dei più interessanti, dal mio punto di vista, progetti o comunque delle iniziative, perché non si tratta di un progetto solo, ma si tratta di una mostra che ormai ha più di 10 anni, che ha dato, diciamo, l'avvio a tutta una serie di gruppi di giovani paesaggisti che sono diventati poi appunto in questi ultimi 10 anni i protagonisti, diciamo, della scena progettuale
paesaggistica e architettonica contemporanea, una mostra svolta sia al MoMA per, dal titolo Rising Currents, per New York, per Manhattan, e in modo particolare diciamo per cercare di accogliere e lavorare su un tema di grande problematicità, e cioè un po' come avviene a Venezia, anche a Manhattan il livello dell'acqua sale e quindi diciamo il soprattutto nella parte dell'Upper Bay, l'innalzamento fa sì che il territorio sia soggetto a continue esondazioni, anche in forza del fatto che, come vedete diciamo, da questa immagine, il territorio è andato, come dire, espandendosi verso l'acqua, e quindi tutto quella fascia che voi vedete diciamo tra la parte diciamo originaria e quella attuale è completamente diciamo esondabile. Il lavoro che Nordenson Associated, che è questo studio di ingegneria diciamo che focalizza il problema, fa proprio vedere quali sono quindi questi elementi che sono in continuazione soggetti a esondazione e che vedete in questa immagine di destra essere le aree, quindi quelle gialle che vengono esondate per prime, quelle arancioni eccetera eccetera, fino ad arrivare alle viola che invece sono diciamo subiscono esondazioni periodiche, ma come vedete il bacino è un bacino molto ampio, ecco qui, al contrario con altri colori. E quindi diciamo il Nordenson e la municipalità di New York individua queste quattro aree, che sono quelle più critiche, come zone di progetto alle quali vengono affidate, come dire, alla progettazione di questi gruppi di paesaggisti invitati. Lo scenario che viene proposto è uno scenario molto interessante che appunto, come ci suggerisce Colas, diciamo, sfrutta l'opportunità di avere a che fare con una criticità di questo genere, e cioè con l'allagamento, per creare una serie di situazioni che dell'allagamento possano trarre beneficio. E dal punto di vista strategico, io credo che questa chiave di lettura rispetto alla catastrofe sia una chiave di lettura molto, molto intelligente. Diciamo, non contrapporre, ma come dire, curare dall'interno, no? A partire proprio da un'opportunità che è quella dell'elemento dell'acqua, che ovviamente viene declinata nelle maniere diciamo più varie. Alcuni gruppi progettano un sistema di canalizzazioni all'interno delle strade che vengono a contatto con l'acqua limitrofamente, per cui nel momento in cui sale la marea, la differenziazione diciamo della sezione stradale fa sì che l'acqua ovviamente riguardi una parte della sezione stradale che viene abitata anche, diciamo così, vedete, da specie, da uccelli e quant'altro, e invece i percorsi pedonali possano, e carrabini in questo caso, possano invece riguardare una parte della sezione stradale. Viceversa, ciò che avviene invece in acqua può essere motivo di come dire, alleggerimento del sistema delle maree attraverso sistemi di, per esempio, coltivazione diciamo e allevamento di specie all'interno di un bacino
di un bacino come quello che l'Hudson, che il fiume Hudson ovviamente propone. Siamo in presenza di acqua salmastra e quindi è possibile, diciamo così, allevare delle specie. Lo scenario quindi, diciamo, che abita questa parte della città si trasforma a partire proprio, no, da acqua, vegetazione, nuovi usi che la città potrebbe avere a partire proprio da quello che è un enorme problema di tipo, è un po' il contrario di quello che avviene a Venezia attraverso il Mose, no? Di quello che è stato fatto attraverso il Mose, che invece prevede realizzare un'opera che in qualche maniera faccia da barriera alla penetrazione dell'acqua all'interno della città. Chiaramente sono progetti, ecco, queste sono delle vasche nell'altra area, quindi non Lower Manhattan ma sulla riva destra dell'Hudson. Tutti questi progetti fanno della città una città che va trasformando anche il proprio uso, che va ibridando la propria natura attraverso altri elementi che sono quelli propri del paesaggio, ipotizzando anche che questi sistemi, queste zattere, possano essere delle isole vere e proprie, no? Che quindi possano ospitare anche abitazioni, servizi, infrastrutture, luoghi per la produzione, appunto, come dicevamo, delle coltivazioni e dell'allevamento dei pesci, e in qualche modo governare attraverso un sistema di vasi comunicanti questo problema delle maree. Questo progetto, di questo sistema di progetti, si è molto parlato, se ne sta ancora molto parlando nella municipalità di New York, però ecco, mi sembra interessante appunto questa strategia, no? Questo metodo di ragionare sul problema, e cioè dello sfruttarlo. Il cosa fare dopo, abbiamo visto per esempio l'esempio di Salemi prima, è un tema che apre a moltissime, come dire, a moltissime strategie, a moltissime ipotesi e opportunità. Quello che terrei a dire però è, diciamo, marcare una differenza. Questo era un argomento sul quale ricordo con Bernardo Secchi abbiamo molto parlato, perché Secchi sosteneva giustamente che la catastrofe non è sempre un'opportunità, anzi spesso non lo è quasi mai, e questo non può che essere ovviamente, diciamo, io su questo non posso che concordare. La catastrofe è un evento, fortemente traumatico, e quindi marca la differenza. Le catastrofi rendono più ricchi i ricchi e più poveri i poveri. La catastrofe è un'opportunità, diceva Secchi, soltanto quando il sostrato lo consente, soltanto cioè quando si verifica in un contesto sociale ed economico che ha la struttura per poter assorbire questa grande cicatrice, no? Questo grande trauma che poi è la catastrofe. Le ricostruzioni, per esempio, post-belliche, l'Europa ovviamente è rasa al suolo, almeno in alcuni dei suoi territori, diciamo, più importanti dal bombardamento alleato, diciamo, contro il nazifascismo, non in tutti i luoghi le ricostruzioni saranno poi delle ricostruzioni, diciamo così, che portano all'auspicata modernizzazione, no? Cioè l'afflato diciamo, delle ricostruzioni è un afflato potentissimo, non
dappertutto poi i risultati delle ricostruzioni saranno dei risultati che produrranno poi effettivamente un miglioramento delle condizioni di partenza. Sicuramente eccezione in questo senso ce ne sono state molte, ricordiamo sicuramente la ricostruzione di Le Havre è uno dei luoghi diciamo più flagellati e più colpiti dai bombardamenti alleati, perché era la sede ovviamente dell'occupazione nazista in Francia, e viene bombardata 132 volte dagli alleati. Il porto di Le Havre, che aveva diciamo una importanza strategica ovviamente in tutta Europa, ecco, questa è una delle immagini aeree, diciamo delle foto aeree, questo era il prima e questo è il dopo, e quindi una città che viene praticamente cancellata, diciamo così, nel 1944. Questo è il risultato subito dopo l'ultimo bombardamento. Che cosa avviene? Avviene una specie di miracolo, nel senso che queste sono altre immagini, diciamo, del prima e del dopo. La città viene ricostruita diciamo così, reinterpretando ovviamente in maniera però assolutamente, in questo caso, fedele tutti quelli che sono i suoi orientamenti, le sue configurazioni. Quindi viene ricostruita, diciamo così, possiamo dire esattamente dov'era, in un modo però completamente diverso, in un modo completamente, come dire, viene ripensata anche dal punto di vista formale, tecnico, tecnologico, attraverso un linguaggio che è il linguaggio della contemporaneità. Queste sono le immagini delle ricostruzioni. Conoscete la città, il porto come si presentano adesso. Volevo soltanto dire che dal 2005 la città è diventata sito UNESCO. Rappresenta un esempio eccezionale di architettura ed urbanistica del dopoguerra. Questo ci dice la cronaca. Ecco, ma al di là quindi di quello che si può fare per prevedere e quello che si può fare e che diciamo quindi resta un po', come dire, nel territorio dell'utopia, no? E quello che si può fare dopo, che è sempre comunque una scommessa legata appunto alle condizioni però di partenza, no? Nel senso che si può migliorare soltanto se già si stava bene, diciamo così, no? Ma non già quando le situazioni di partenza erano critiche. Quello che dobbiamo riuscire a fare come progettisti e anche come studiosi, come ricercatori, è cercare di capire bene che cosa fare durante, cioè la condizione di catastrofe imminente è una condizione che accompagna la nostra vita quotidiana. Lo vediamo purtroppo anche oggigiorno per motivi diversi, no? Legati ad altri problemi che sono quelli della pandemia, che però insomma diciamo ha anche le sue radici da questioni legate probabilmente a come stiamo al mondo, a come siamo stati al mondo fino ad adesso, no? E quindi le strategie di intervento devono essere delle strategie di intervento che si misurano con l'oggi, l'adesso, il qui e l'ora. Pochi dati per riassumere quali sono quindi le condizioni attuali, no? Le condizioni attuali sono che da 2005 più o meno la maggior parte delle persone, la popolazione vive in grandi città, cioè c'è stato questo passaggio, no?
dalla urbanizzazione mondiale, e quindi diciamo la maggior parte degli abitanti della Terra abita le grandi città, ma le grandi città coprono il 2% della superficie terrestre. Il 33% degli abitanti delle città vive in quartieri spontanei, vive in slum. Il 75% della produzione di anidride carbonica viene prodotta all'interno delle aree urbane. Questi sono i nuclei urbani più densi del pianeta. E vedete questo mapping, è un mapping molto interessante, no? Che ci fa subito, cattura subito la nostra attenzione in alcune aree, te ne lascia dilatate altre. E questi sono alcuni numeri in milioni di abitanti, di città che vengono, attualmente abitate. Oltre a questi numeri, che sono quindi dei numeri molto, molto eterogenei, di grandi conflitti demografici, abbiamo anche delle aree, in conflitto permanente, no? E quindi, la situazione è ulteriormente esacerbata a causa proprio di questioni politiche. Io ne ho presa una, ad esempio, che è quella medio orientale, no? Questi sono un lavoro di, perdonate, non ho citato l'autore, Bernard Curie, che è un libanese architetto e performer che ha molto lavorato sul tema quindi del conflitto, realizzando sia performance come questa che è un, come vedevamo prima di Lucy Ortà, è un un mezzo per trasporto dei prigionieri. E quindi è una specie di prigione portatile, che però può essere anche un rifugio e quant'altro, ed ha per esempio progettato a Beirut una discoteca che è una specie di container, come vedete. Questo è l'edificio, che ovviamente è una sorta di bunker, tutto ipogeo, perché è perfettamente resistente ai bombardamenti. Quindi per andare in discoteca, ovviamente non è questo il momento di farlo, visto che sono state appena di nuovo chiuse, si scende da questa rampa e si penetra all'interno di questa specie di cratere, all'interno della crosta terrestre, che si apre tutto, però, come vedete, e quindi si ha comunque una sensazione di stare anche in un esterno, si chiude tutto, però, e quindi nel momento della necessità e del bisogno, dell'emergenza, può diventare un luogo appunto di massima sicurezza, e poi però sostanzialmente ha senso, perché viene abitato dalle persone che ci vivono, che ci danzano dentro, che ascoltano la musica, eccetera. E altro tema di emergenza permanente, quindi abbiamo visto i grandi numeri, abbiamo visto i conflitti politici, ovviamente ci sono quelli di tipo ambientale. Soltanto per richiamare la vostra attenzione su questo, l'idea, no, poi di immaginare degli edifici che possano catturare con la loro texture, con la loro pelle, le polveri leggere, e possano diventare quindi dei, come in questo caso, questo progetto di Aaron Renzi, l'elemento per sopravvivere all'inquinamento, attraverso quindi questa specie di grande aspiratore, no, che condensa sulla sua superficie come un peluche tutti il pulviscolo atmosferico degli inquinanti. Oppure, per essere più, ovviamente, meno utopisti e più, più architetti, quindi più risolutori,
quelli che vengono chiamati anche i paesaggi protetti, no? Quindi le barriere antivento, le barriere antisabbia, cioè tutte quelle infrastrutture che possano dal di dentro essere motivo di come dire, modificazione permanente, no? Di alcune caratteristiche poi catastrofiche, diciamo così, fenomenologiche, come per esempio il vento in, in Olanda, oppure le correnti in in Siberia, no? E quindi tutta quella serie di ovviamente infrastrutture di protezione del, del paesaggio stesso, che vengono come dire, indistintamente adottate sia in un sistema, diciamo così, politico che in un altro. Questi erano. Queste sono le barriere antivento progettate negli anni 30 negli Stati Uniti e queste sono quelle famose realizzate negli anni 30 appunto in Siberia dalla, dalla Russia. Una strategia di infrastrutturazione molto interessante utilizzata, diciamo, che coniuga sia diciamo, le questioni legate alle, agli inquinanti atmosferici che ai problemi relativi al territorio massacrato dal, dal sisma è diciamo, la sperimentazione che ci insegna il Giappone, ovviamente tutto il come dire, la tecnologia costruttiva nipponica progredisce in funzione del terremoto, queste insomma sono cose che sappiamo tutti, il come dire, il pacchetto strutturale che utilizza Kazuyo Sejima, per esempio, nella, nel, nell'edilizia, cioè quei sistemi di tamponatura sottilissimi, spessi pochi millimetri, arrivano a stento al centimetro e mezzo, sono il risultato chiaramente di uno studio antisismico scientifico sofisticatissimo, perché in Giappone dagli anni 90 ad oggi, cioè dal terremoto di Kobe sostanzialmente ad oggi, la tecnica ingegneristica ha, come dire, si è mossa in controtendenza, no? Come tutti sappiamo, il cemento armato è stato, tra virgolette, bandito, diciamo, dai sistemi costruttivi giapponesi a favore dell'ultraleggero, potremmo dire, no? Cioè della la sostituzione quindi del sistema strutturale antisismico affidato semplicemente all'elasticità del calcestruzzo e del cemento armato viene sostituito da quello invece relativo alla metallo e al e addirittura a tutte quelle componenti vegetali, le resine che costituiscono proprio, come dire, l'alternativa, no? Perché fanno meno danni quando vengono giù, oltre a essere molto più leggere ed elastiche. Al di là di questo, però, diciamo, come dire, delle tecnologie costruttive, a noi interessa la strategia, come dire, la strategia urbana, no? Per convivere con l'emergenza permanente del terremoto. Sicuramente Ono Hideyoshi, che è un architetto e studioso dei fenomeni urbani in Giappone, ha immaginato questo progetto che si chiama Fiber City per Tokyo 2050, che diciamo, tiene conto di tutta questa serie, come dire, di nuovi studi nei confronti dei terremoti,
che si portano dietro una serie di problematiche, però, diciamo, ad esse associate, no? Come per esempio, ecco, queste sono le immagini di Kobe che tutti conoscete, il collasso del cemento armato, e quindi ovviamente, no, da dopo Kobe, tutto ciò che è stato poi l'opposto, no? Come dicevamo prima, l'ultraleggero, e quindi in questo caso il long paper house di Shigeru Ban. Ma appunto quello che ci interessava soprattutto farvi notare sono queste strategie di tessitura urbana attraverso i corridoi verdi, che hanno sicuramente come primo prodromo questo famoso progetto che fu presentato alla Triennale di Milano del 97, che è un progetto del 96 di Kengo Kuma, che quindi fece, diciamo, come dire, andare moltissima notorietà in Italia all'architetto giapponese, e che era quello proprio di studiare una rete di spazi, era molto interessante. Ecco, questo è invece Jeff Fiber City, la città della fibra, no? Cioè quest'idea che all'interno di un tessuto urbano molto compatto, come il tessuto urbano giapponese, forse più denso di tutto il pianeta, possano essere messi in evidenza questi filamenti che sono dei parchi sostanzialmente, che sono al tempo stesso, diciamo, dei serbatoi ecologici, dove quindi c'è acqua, verde, quindi aria pulita, ma soprattutto la possibilità per diciamo, chi fugge in caso di terremoto di trovare diciamo, un alloggio sicuro, e cioè, la capillarizzazione quindi di questo sistema, che è un sistema appunto a fibra, quindi interconnesso, che connette tutta la città, possa diciamo, passare anche attraverso il sistema dell'acqua, perché voi sapete che la maggior parte delle vittime di un terremoto sono a causa anche degli incendi che il terremoto stesso provoca, no? Quindi associare un sistema di verde, un sistema di acqua, fa sì che si abbassi il rischio di perdite umane. E queste sono, diciamo così, queste indagini che si stanno conducendo sulla, come dire, gittata di questo sistema, no? che vedete come se fosse diciamo che regolato attraverso come se fossero delle uscite di sicurezza, no? Come quando noi si progetta, non so, un parcheggio sotterraneo, e quindi immaginiamo le uscite di sicurezza del parcheggio, no? Modulate in base a diciamo un raggio di curvatura massimo, no? Che non può essere di più di 30 metri. Allo stesso modo, nell'ambito di una città, questo sistema di fibre verdi, ecco, ne vediamo un dettaglio, no? È quello che garantisce agli abitanti di quest'area urbana di trovare rifugio sicuro in caso di terremoto. Ma è un sistema, come dire, rigenerativo della città, no? Non soltanto quando avverrà il terremoto, ma anche per l'inquinamento, anche perché è un sistema, come dire, che socialmente sostiene, no? E così via. Ma l'altra cosa che ci deve aiutare in questo momento, diciamo, di catastrofe permanente, è lavorare quindi non soltanto sulle infrastrutture verdi della città, ma sulle infrastrutture sociali, cioè sul fatto che una città si prende cura di noi, un luogo si prende cura di noi quanto più noi ci prendiamo cura di quel luogo, cioè quando avvengono dei, come dire, dei virtuosi meccanismi scambievoli, no? E quindi quando dicevamo che la maggior parte delle persone vive al mondo in territori di questo genere, vuol dire che è una popolazione che ha bisogno di trovare le sue radici. Allora, ancora una volta ci aiuta, come dire, l'utopia. Questo è un progetto di Shigeru Ban fatto appunto
all'inizio del millennio proprio per rivitalizzare i luoghi abbandonati di molte città, e quindi era un museo galleggiante che si attaccava, diciamo così, in luoghi dove la città non poteva arrivare, e quindi ci arrivava attraverso diciamo l'esterno, e la cultura e diciamo così la legalità andava in qualche modo a ad abitare dei luoghi invece dimenticati, e quindi oggetto preda, diciamo così, dell'illegalità e del disagio. Ed è per esempio la caratteristica, come dire, di una certa tendenza dell'architettura globale, no? Secondo me la quindicesima Biennale di Venezia, quella del 2016, ha segnato una certa differenza, no? Perché per la prima volta tutti questi dati di cui noi da tantissimi anni parliamo, e che cioè per esempio le catastrofi si riguardano il 95% della popolazione che è altra da noi, ha fatto sì che per esempio l'ombelico dell'architettura fosse spostato da un'altra parte, cioè per la prima volta non è stata una biennale, come dire, eurocentrica, occidentalocentrica, ma per la prima volta si è iniziato a parlare di altro, di differenze, di diseguaglianze, di periferia, no? Di periferia, però non di periferia urbana. È molto interessante questa visione di Alejandro Aravena che ci dà della Biennale. Non tutti sanno forse chi è questo personaggio che sta sulla scala, no? Questo personaggio che sta sulla scala si chiama Maria Raiche ed è un'archeologa che studia le linee Nazca. Per vederle però, le linee Nazca sono queste figure che si possono vedere soltanto dall'alto, lei si, non avendo mezzi, andava in giro per il deserto con questa scala di alluminio, ci si arrampicava sopra e guardava dall'alto, perché soltanto dall'alto si potevano vedere queste, e lei poteva mappare, diciamo, rilevare queste figure. Quindi Aravena ci dice che contro la scarsità di mezzi bisogna usare l'inventiva, e contro l'abbondanza la pertinenza, cioè bisogna valutare con intelligenza la realtà e poi capire con quali mezzi prendersene cura. Ecco, io credo che questo sia quello che dobbiamo fare noi in questo momento. Cioè contro la catastrofe noi possiamo fare queste due cose, cioè possiamo lavorare valutando intelligentemente che cosa c'è, che cosa succede e quali possono essere quindi i mezzi per potercene prendere cura. Ecco, i progetti che mi interessano di più in questi ultimi anni sono proprio questi, cioè quelli che da dentro riescono a, come dire, ipotizzare delle strategie di cambiamento, e quindi cercano di lasciare una situazione un pochino meno peggio di quella che hanno trovato all'inizio, come i progetti di Giancarlo Mazzanti per Bogotà e Medellin, che probabilmente tutti conoscete, che sono i progetti della biblioteca, i progetti dei luoghi per la nuova socialità, sono i progetti di Solano Benitez per il Paraguay, no? Dove non soltanto diciamo i temi sono temi dell'emergenza, ma anche gli strumenti con cui poi vengono realizzati sono gli strumenti delle competenze e delle sapienze locali, delle maestranze locali. Cioè non sono, architetture, edifici, progetti che vengono poi realizzati da archistar che in qualche modo governano con altre logiche, no? Ma queste piccoli diciamo cortocircuiti attivano sistemi all'interno. Chiudo con un paio di progetti, uno molto interessante al Burban, che è un nodo di interscambio di mezzi di trasporto, che era il luogo, diciamo, della catastrofe sociale, diciamo, più tragica, perché vi confluivano 460.000 pendolari al giorno, vi operavano 5.000 venditori di strada, e praticamente era il luogo, diciamo così,
dell'insicurezza massima. Questo viadotto è diventato invece, attraverso anche qui, diciamo, un progetto condotto dal basso e quindi partecipato, come diremmo noi, invece un luogo moderno, ma non in termini semplicemente formali, ma in termini di appunto infrastruttura sociale, nodo di scambio dove è possibile non soltanto andare a lavorare ma anche fare la spesa. Un ultimo episodio di questo genere è un memoriale, che però non è un memoriale e quindi un monumento, ma è un parco. Questo era un progetto anche qui intelligente, messo, come dire, attivato dalla committenza pubblica, che riesce a diciamo sottrarre al Ministero della Difesa un luogo nel pieno centro della città, che però era, appunto, essendo militare, completamente diciamo interdetto all'accesso. Il progetto di concorso prevede un memoriale per le vittime della violenza. Julio Gaeta e Luis Pingal vincono questo progetto e ne fanno però un nuovo spazio pubblico senza recinti e senza barriere, che per Città del Messico è sicuramente una grande sfida. Ci interessa, dicono gli architetti, la gente, il rapporto con il sito, la creazione di ecosistemi che consentano di dare senso alla nostra esistenza, che rinsaldino i legami con la realtà fisica attraverso la creazione di spazi significativi. Tutti conoscete, diciamo, la problematicità, insomma, del luogo. Città del Messico è un luogo, diciamo, di grandi conflitti e di grandi catastrofi, una delle zone sismiche più complesse, diciamo così, del pianeta. Questo consente anche però, come nel caso del terremoto del 2009, di far rinvenire delle scoperte archeologiche sensazionali, per esempio, no? Perché proprio nel centro della città vengono rinvenute le fondazioni del Templo Mayor, delle rovine del Templo Mayor, proprio sotto gli edifici crollati. È una città che ovviamente adesso si presenta in questa configurazione. È una città però anche di straordinari spazi pubblici, di spazi moderni, da appunto le torri satellite di Barragan, ma anche spazi pubblici estremamente poetici come la Fuente de los Amantes o i Jardines del Pedregal di Luis Barragan. E sicuramente il progetto di Julio Gaeta e Luis Pingal si rifà questa tradizione, no, di spazio pubblico, potenza della natura e anche però poeticità, mettendo a disposizione della città 70 steli di acciaio Corten, alcune messe in verticale e altre poste in orizzontali, che diventano, come dire, anche queste degli abitanti che stanno lì, no, quasi a baluardo, diciamo così, della democrazia, per significare quindi che si può fare, è possibile, diciamo, stando molto attenti e cercando di prendersi cura, appunto, della città e del territorio, ipotizzare quindi uno spazio di pace contro la violenza. E io penso di aver concluso, spero di non essermi dilungata troppo, chiedo scusa se forse l'ho fatto, posso, diciamo, passare la parola a Diana e a chi vuole, insomma, intervenire. Grazie mille Federica per questa esaustiva presentazione ricca di contenuti, veramente.
Se volete possiamo fare un confronto adesso oppure presento io qualche minuto e poi ci confrontiamo direttamente alla fine come avevamo detto, va bene? Cerco di essere veloce. Vedete il mio schermo? Non sì, vedo risposta. Oh. Ok. Eccoci qua. Allora, la mia ricerca indaga il rapporto tra ricostruzione e rovina post-catastrofe a seguito degli effetti prodotti dagli eventi sismici che nel 2016 hanno colpito l'area appenninica del centro Italia, interessando i territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Si sviluppa per una prima parte sulla presa in esame alcune catastrofi nel mondo e in Italia, a partire dagli effetti e delle trasformazioni del territorio, del tessuto sociale ed economico. Questa è un'immagine di Poggio Reale, un'immagine zenitale. La parola catastrofe, come già ci ha ampiamente, di cui già ampiamente parlato Federica, venne utilizzata per la prima volta da Aristotele nel nono libro della Poetica per indicare una delle fasi della struttura della tragedia. Egli la descriveva come un'azione che reca seguito rovine e dolori e che innescando la partecipazione emotiva del pubblico conduceva alla catarsi, cioè allo sfogo delle emozioni che la vicenda ha provocato. Per Bergson, la memoria è un fenomeno in cui il fatto psicologico e quello fisiologico si incontrano e si mescolano tra loro. Per questo, in tutti i casi in cui una lesione colpisce una certa categoria di ricordi, i ricordi colpiti non si assomigliano per il fatto di appartenere tutti a una stessa epoca o perché vi è tra loro una parentela logica, ma semplicemente perché sono tutti uditivi o tutti visivi o tutti motori. Questa è un'immagine fatta a Varsavia nel 1946. Ora vi mostrerò alcune immagini di artisti che hanno rappresentato il tema della catastrofe in maniera differente, artisti contemporanei. In termini scientifici, con catastrofe si indica quindi un fenomeno che imprime assolutamente un cambiamento definitivo in un sistema. Perciò questo fenomeno dà luogo a un processo di trasformazione del tutto necessario. Il mondo è sempre più soggetto a catastrofi, basti pensare alle catastrofi a cui siamo soggetti oggi per via di questa epidemia. Quindi, come abbiamo già visto, terremoti, frane, disastri naturali che lo rendono fragile e ne colpiscono, appunto, come abbiamo visto poco fa, l'organizzazione sociale e emotiva delle persone, ponendo quindi la comunità di fronte alla necessità di dover ricostruire. Questa è un'immagine molto interessante di un artista e riguarda il post-terremoto e come lui appunto vede nel suo scenario la catastrofe dovuta appunto al post-terremoto. Nei territori colpiti dal sisma del 2016 si hanno avuto gravi danni sul patrimonio edilizio. Molto fragile dal punto di vista morfologico e architettonico, investita da un progressivo spopolamento, un fenomeno che ha determinato l'abbandono degli spazi sia pubblici che privati, come attestato dalle indagini condotte dopo il sisma, che vediamo qui sulla sinistra. Alla luce dei recenti eventi sismici e dei problemi legati allo spopolamento già in atto, le possibilità di ricostruzione sono sempre più complicate, così come è difficile immaginare una visione programmatica che sia in grado di invertire la tendenza in atto, rendendo di nuovo attrattive le aree interne. A partire da queste premesse, la ricerca intende soffermare l'attenzione sugli effetti fisici della catastrofe e sulla rovina in particolare, che viene intesa come testimonianza storica e sul suo ruolo nella riconfigurazione architettonica dei borghi distrutti dal sisma. La rovina è un tema che è stato indagato da molteplici ambiti disciplinari e che ha sempre, da sempre suscitato l'interesse di molti architetti. Il paesaggio di Tobe
ha descritto, ho pensato che tornare al punto in cui ogni costruzione viene annullata e tenere presente questo riferimento come nuovo momento originario rendesse possibile di rimando la progettazione di future costruzioni. Marc Augier, la vista delle rovine ci fa fugacemente intuire l'esistenza di un tempo che non è quello di cui parlano i manuali di storia o che i resti cercano di chiamare in vita, è un tempo puro, non databile, assente da questo mostro mondo di immagini, di simulacri e di ricostruzioni. La rovina, appunto, proprio per la sua capacità di attivare il ricordo di ciò che è scomparso, viene assunta come risorsa. Queste sono alcune immagini di alcune rovine del centro storico di Arqua del Tronto. E il ruolo che appunto la ricerca ha è quello di sviluppare un ragionamento analitico critico sul rapporto che lega la rovina post-catastrofe e il progetto sulla base dei progetti architettura conclusi che sviluppano strategie differenti. Questi casi studio verranno indagati attraverso la tecnica del disegno, ovvero quel disegno che viene elaborato ex novo come strumento di indagine, comprensione, analisi e reinterpretazione del progetto. Il disegno come metodo di indagine in architettura è una pratica che ci permette banalmente la restituzione del rilievo, ma non solo, ci dà la possibilità di sviluppare delle funzioni analitico-critiche che sono necessarie per ogni progettista. Ogni grafico, pur partecipando alla narrazione della stessa opera, può acquisire singolarmente un valore autonomo e aprire quindi a uno scenario di vari possibili derivabili di una stessa tematica architettonica. Tra le strategie su cui sviluppare delle riflessioni di ricostruzione attraverso la tecnica del ridisegno sulle rovine post-evento catastrofico, ne privilegio quattro, principalmente quattro. L'azione del sovrapporre della rovina, progetto del Zuntor per il Columbia Museum a Colonia, esplorare la rovina, esplicitare la rovina e rivestire la rovina. L'azione del sovrapporre, quindi nel senso di completare, aggiungere, integrare, l'azione di esplorare nel senso di indagare, esplicitare nel senso di mostrare, rendere visibile e rivestire nel senso di ricoprire, rifoderare. La prima azione quindi è quella di sovrapporre la rovina. Questo progetto nasce nel 1996 in occasione di un concorso internazionale di architettura lanciato dall'Arcidiocesi di Colonia per un museo d'arte. Il sito scelto era quello della chiesa di Santa Colonia, non lontano dalla cattedrale di Colonia. L'edificio all'esterno si relaziona con la città e non rivela nulla di ciò che accade all'interno. Sembra una grande scatola chiusa e ben allineata ai muri perimetrali. Il museo, in questo caso, sorge su delle rovine post-evento catastrofico di una chiesa tardogotica distrutta durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Ciò che ne rimaneva erano i muri perimetrali. La cappella è risalente dell'architetto tedesco Gottfried Born. Queste sono le piante dello stato di progetto alle varie quote. Questa è la pianta dello stato post-catastrofe e la messa in relazione tra la rovina post-evento catastrofico e il nuovo progetto elaborato da Pinter Zumthor. In questo progetto Zumthor, ripercorrendo il profilo planimetrico della chiesa originaria, prosegue le antiche mura costruendo sopra il nuovo, concatenando quindi la pietra esistente con i mattoni realizzati per l'occasione chiamati Columba Stain, i quali creano un particolare disegno murario che fa filtrare la luce e rende il volume più leggero e permeabile all'esterno. Diana, scusami, ti sentiamo un po' a tratti. Magari potresti provare a chiudere la webcam, così ma non so, la comunicazione va un po' più liscia. Grazie mille. Aspetta un attimo, sì. Allora. Mi sentite meglio? Sì, adesso sì. Ok, adesso mi sentite? Sì, ci sentiamo bene. Ok, quindi in questo progetto Zumthor, appunto, ripercorrendo questi profili, nel sovrapporre le rovine, si è comunque cercato di trattare il vecchio e il nuovo insieme in un complesso sistema dove si è scelto di privilegiare l'armonia tra le parti piuttosto che il contrasto. La
All'interno invece è uno spazio misterioso e senza tempo. Zumthor ordina sapientemente lo spazio senza cedere con strutture al passato. Non c'è la volontà di marcare alcune scelte progettuali, ma piuttosto di sperimentare con innovazione lo spazio attraverso un'attenta ricerca di insieme filologica e coerente. La seconda azione è quella dell'esplorare la rovina. Il progetto scelto è il recupero delle rovine di San Paolo a Macao, di João Luiz Carrillo da Graça. La chiesa di San Paolo è stata costruita tra il 1602 e il 1640 ed è un esemplare emblematico dell'architettura dell'ordine dei gesuiti nel contesto di espansione portoghese in Oriente ed è il più grande monumento e una delle più importanti chiese cristiane in Asia. Nella storia ha subito diversi avvenimenti disastrosi, un incendio nel 1595, un ulteriore incendio nel 1601 e nel 1835 ha subito un ulteriore incendio il quale ha distrutto anche la biblioteca che al tempo era una delle maggiori dell'estremo oriente, lasciando integra solo la faccia della rocca costruita sotto la guida dell'architetto Carlo Spinola. In questo caso, attraverso un margine sottile che il fronte stile barocco mantenuto della chiesa esistente, il suolo interno si separa da quello della città e da esso si isola, confermando il bordo di passaggio obbligato tra interno e esterno. Questo bordo viene enfatizzato anche dall'utilizzo di materiali e spazialità che riescono a evocare il mistero archeologico di una sacralità che pervade piani e livelli diversi. Il progetto, queste sono delle immagini delle piante dello stato di progetto, ci dimostra come è possibile unire tutti gli elementi del passato, frammenti, memoria, unità urbane precedenti, attraverso il tema dell'esplorazione. La pianta dello stato post catastrofe e quindi la messa in relazione delle due. Non c'è quindi la necessità di costruire la volumetria del manufatto per ricordare il tempo scomparso, è uno spazio sacro ricercato che acquisisce il volume, il valore tramite la sua assenza. Un percorso affianca inoltre la facciata nella parte posteriore della chiesa e si eleva tramite una scalinata in acciaio per poi tornare in quota e accompagnare i visitatori fino ai piani inferiori. La terza azione è quella dell'esplicitare la rovina. Il progetto scelto è quello di Roberto Collovà e Alvaro Sizzaviera per la piazza Licia a Salemi. Già Federica ci ha mostrato qualcosa, ma ora vi mostrerò un po' delle mie ricerche. Gli interventi condotti in questo caso nel centro storico di Salemi, nella valle del Belice, dopo il terremoto appunto in Sicilia nel 1968, ci dimostrano come sia possibile tramutare gli effetti negativi del terremoto per esplicitare il tema della rovina in elementi di relativa rifondazione del borgo, scegliendo di ricostruire la chiesa per sottrazione. Così come per altri progetti che riguardano il laboratorio del Belice degli anni Ottanta, a Salemi è avvenuto una a causa dei problemi politici e amministrativi. La ricostruzione in questo caso si è sviluppata attraverso diversi interventi separati solo amministrativamente, mentre nella realtà si trattava di un unico progetto urbano. Per motivi di sicurezza la facciata era stata demolita e al momento i primi sopralluoghi ciò che ne rimaneva era un cumulo di macerie all'interno del recinto, del perimetro stesso e dal momento che anche a causa dei pochi fondi economici non era possibile ricostruirla com'era, gli architetti hanno deciso appunto di affrontare il tema in maniera comunicativa e didascalica come vediamo dalle piante. Il progetto non pretende esaurirsi completamente attraverso soluzioni definitive o secondo una nuova idea di unità, ma si inserisce come un momento nel lungo processo di trasformazione. Il termine è esplicitare perché il rude viene ripensato sul suo valore di immagine e di testimonianza evocativa. Gli viene riconosciuto il valore materiale e attraverso i diversi modi di rivelarsi ottenuti con appropriate scelte progettuali, per sottrazione, per mezzo di tagli, scostamenti, riutilizzazioni materiali, mostra l'integrazione del nuovo nell'antico senza che se ne percepisca a prima vista la differenza. Non si vuole quindi restituire in maniera identica ciò che è stato demolito, ma si vuole fare appello alla memoria degli abitanti attraverso una serie di rimandi, dando al centro storico una nuova dimensione quasi archeologica dell'abitato di Salemi. Per fare questo sono stati fatti una serie di tagli alle diverse quote, sempre più alti, dalle due nicchie della cappella all'abside centrale con le ali laterali, quasi come se fosse un disegno di un'assonometria. Il tema centrale è la ricerca di un nuovo diverso piano di unità, seppur fatto di frammenti, in cui gli effetti del terremoto vengono usati come elementi di trasformazione piuttosto che di distruzione.
Per quanto riguarda la quarta e ultima azione, che è quella del rivestire la rovina, il progetto pilota è il Teatro Thalia di Gonzalo Pirne e Barbara Lopez a Lisbona. Anche in questo caso, per via di un incendio avvenuto nel 1862, il teatro si trovava in uno stato di rovina e successivamente, per via di problemi amministrativi, è rimasto in stato di degrado per circa 150 anni. Nel 1978 c'è stata la demolizione quasi totale della copertura con l'indebolimento delle pareti verticali. Nel 2005 un'iniziativa di recupero del teatro da parte del Ministero della Scienza, Tecnologia ed Educazione ha permesso la riqualificazione attraverso un programma che prevedeva una struttura polifunzionale utilizzabile per molteplici eventi. Il nuovo intervento si pone l'obiettivo di ridare un'impronta volumetrica dell'edificio attraverso un metodo di indagine nei confronti della rovina, che è quello dell'involucro. Questa è la pianta dello stato post-catastrofe. E attraverso questo confronto vediamo appunto come, non attraverso la mimetizzazione del progetto sulle forme dell'antico, ma un'architettura che, pur esprimendo se stessa, si pone come l'obiettivo la messa in scena dell'antico. Il rudere viene avvolto in una colata di cemento armato color terracotta, privo di qualsiasi dettaglio architettonico o strutturale, completamente astratto, racchiuso da un'aura atemporale, in modo da esaltare la materialità del rudere. Si è deciso quindi di portare all'esterno tutti i necessari interventi di consolidamento delle pareti esistenti, in modo da contrastarne le spinte orizzontali e sostenere la nuova copertura, senza intaccarne gli interni. Per questo motivo il volume non mostra dall'esterno la preesistenza che risulta priva di dettaglio architettonico, ma è all'interno che viene mantenuto completamente lo scheletro del rudere. Il suo aspetto originario in un gioco di pieni e vuoti fortemente evocativo della perdita drammatica provocata dall'incendio. La rovina è quindi il negativo sulla quale è stata colata la nuova forma. Ogni particolare di quest'ultimo atto è drammatico e diventa un personaggio di rappresentazione. La nuova architettura produce, a contatto con la rovina, una visibile modificazione, ma consegna modalità coestensive in perfetto equilibrio tra forme della contemporaneità e forme dell'antico. La ricerca intende assumere il territorio e il comune d'Arquata del Tronto come caso studio, su cui applicare le quattro strategie di controllo della rovina appena descritte. In particolare, dei 14 borghi, ne sto approfondendo 4, che sono i 4 che ho appena mostrato. Il terremoto, come abbiamo visto, ha distrutto una buona parte dei borghi d'Arquata del Tronto, e con essi anche tutto quel sistema di connessioni e di tracce che davano ai nuclei storici un carattere identitario. A partire dalla presa d'atto dello stato di fatto e da un'attenta analisi topografica di indagini dello stato degli spazi pubblici verso cui la comunità si riconosce, sto cercando di approfondire il tema dell'identità e della memoria dei borghi storici. A partire quindi dai quattro casi studio selezionati per sperimentare le categorie di intervento appena descritte con i casi studio pilota. Le sperimentazioni progettuali riguardano i borghi di Tufo, dove sto cercando di indagare il tema della sovrapposizione della rovina, Pescara del Tronto, esplorazione della rovina, Erquata del Tronto, esplicitazione della rovina e rivestire la rovina. Concludo dicendo che la necessità di cogliere l'essenza diventa necessaria nei borghi distrutti al sisma, dove la storia ha lasciato il segno. Per questo motivo i ruderi, le tracce e le memorie rinvenute sul sito sono la base su cui mettere in atto delle riflessioni che sto indagando. Grazie. Non so se mi vedete, mi sentite? Sì, sentiamo Diana, grazie per il tuo intervento. Allora, non so se ci sono domande, qualcuno, o se il professor Coccia vuole intervenire magari. Intervengo prima io, oppure aspettiamo qualche studente, qualche dottorando che vuole fare qualche osservazione. Come volete, voi siete gli organizzatori della giornata, io mi attengo alle vostre regole. No, no, va bene, per me va bene, se vuole intervenire. Allora, senti, io voglio mandare in presentazione un'immagine, vedete un po' se riesco a mandarla.
non ci riesco, vabbè. È una volta che utilizzo Meet, quindi non sono molto pratico di questa piattaforma. Presenta ora. Ah, presenta ora, lo sto facendo in basso. Ora. Sì, presenta ora, però mi chiede di, sì, di il tuo schermo. Poi a un certo punto mi chiede però di... accettare. Sì, bisogna individuare cosa condividere, se lo schermo intero o una determinata scheda. Condividi? Impossibile condividere lo schermo. Non è importante perché era un quadro di Paul Klee, un quadro che forse alcuni di voi conoscono, ma naturalmente era interessante averlo come sfondo di queste osservazioni. Allora, intanto io ringrazio gli organizzatori, ringrazio i dottorandi che hanno messo su questa iniziativa. E a vedere appunto le partecipanti mi sembra che sta avendo anche un ottimo riscontro, perché ci sono tanti partecipanti, molti ex studenti vedo che sono presenti, quindi mi fa piacere intervenire in questa giornata di apertura. Avevo detto a Diana che forse c'era qualche problema, sono ancora un po' influenzato, ancora qualche decimo di febbre. Grazie mille, però, infatti. Non potevo non mancare, soprattutto non potevo non salutare la mia cara amica Federica, quindi insomma farò il possibile per concentrarmi e dire qualcosa di sensato. Allora, io vorrei partire intanto da un'osservazione che faceva il professor Taglia in apertura di questo ciclo di incontri. Questa agorà informatica, così ha definito questa piattaforma nella quale appunto ci ritroviamo a discutere. Credo che queste iniziative sono molto utili, lo sono state anche molto utili nel semestre scorso, in cui siamo stati obbligati a rimanere tutti a casa, ma invece sono da approfittarne e da utilizzare al meglio, perché sono appunto delle occasioni di attivare rapporti e confronti con amici, ospiti da altre sedi, quindi discutere credo che faccia molto bene per i dottorandi e per gli studenti, discutere sulle questioni. E la sequenza di questi incontri che avete programmato mi sembra un'ottima occasione anche per presentare a tutta la comunità degli studenti, dei dottorandi e gli ospiti esterni quello che facciamo nella nostra scuola, quelli che sono i temi che stiamo indagando, quali sono le questioni che ci interessano. E quindi questo è un aspetto importante, soprattutto stimolare i nostri ospiti ad intervenire sui temi che stiamo affrontando. Quindi questa agora informatica va in qualche modo incoraggiata, va nutrita, e quindi la partecipazione mi sembra una buona risposta a questa iniziativa. Prima di entrare un po' su alcune osservazioni che volevo fare, ho preso un po' di appunti ascoltando Federica e Diana. Siamo dentro una scuola e quindi il nostro ambito, il nostro luogo è un luogo della ricerca e della didattica. Ecco, questo è un aspetto importante. Tutti voi siete in un percorso di formazione, sia i dottorandi ad un percorso più alto, e gli studenti più giovani stanno appunto facendo la loro strada. E quindi in qualche modo intrecciare i temi della ricerca e le modalità di fare didattica, quindi di insegnare ed esercitare il progetto su questi temi, è una cosa assolutamente molto importante. E quindi attraversare i temi che vengono indagati all'interno della scuola e capire anche attraverso le sperimentazioni che facciamo all'interno dei laboratori come questi temi poi diventano un'opportunità ancora di fare ricerca, di farla attraverso lo strumento del progetto, che credo sia molto importante. Ma cosa c'è alla base, secondo me, un po' di questo percorso di formazione e di ricerca? C'è sicuramente una capacità e un'abilità di guardare con attenzione le cose, la realtà. Ecco, questo è un po' un aspetto che attraverserà, credo, tutti i seminari che i dottorandi stanno organizzando, perché ognuno di loro sta osservando un pezzo di realtà. La realtà di oggi è quella incentrata un po' sugli effetti della catastrofe, sulle rovine. Ci saranno altri appuntamenti dove l'oggetto della riflessione un altro, ma ancora una volta è la realtà che si sottopone alla nostra attenzione. Allora, come architetti e come designer, credo che il più grande esercizio che dobbiamo fare all'interno di una scuola e all'interno di un percorso di formazione sia quello proprio di educare lo sguardo.
E questa è una cosa fondamentale, perché saper guardare le cose significa in qualche modo già fare un passo in avanti rispetto alle questioni che si vogliono indagare. Quindi saper utilizzare lo sguardo in un modo angolato, preciso, dettagliato, per cercare di tirar fuori degli aspetti che poi diventeranno oggetto di ricerca, oggetto di sperimentazione progettuale. C'è una frase molto bella che spesso un po' ripeto ai miei studenti, tratta da un libro un po' vecchiotto del 92, il libro si chiama L'atto di vedere di Wim Wenders, dove Wenders scrive: vedere significa immergersi nel mondo, pensare invece prenderne le distanze. Allora, credo che noi siamo un po' a ragionare sulle cose con questa dualità, che apparentemente sono aspetti contrapposti, contrastanti, ma sono aspetti assolutamente complementari. Da un lato l'immersione nel mondo, immersione nelle cose, e tra l'altro il lavoro che ci ha fatto vedere oggi Federica è un lavoro di grande ricchezza rispetto ad un'immersione su una questione, che è appunto quella della catastrofe, degli effetti e dei possibili rimedi. Dall'altro lato però c'è sempre di fronte a quello che osserviamo la necessità di prendere le distanze. Cosa significa prendere le distanze? Significa educarci a maturare un aspetto critico sulle cose. Noi dobbiamo non semplicemente descriverle, raccontarle le cose, ma dobbiamo invece esprimere un giudizio su quelle cose. E credo che anche su questo è importante non perdere di vista nel percorso di formazione questo aspetto. Ma adesso entriamo un po' nel merito della questione oggetto della discussione di oggi. Gli effetti della catastrofe. Possiamo dire che le rovine sono gli effetti della catastrofe. Noi siamo, da architetti e da designer, siamo poi affascinati e interessati alla fenomenologia delle cose, a come le cose si manifestano. Questo ci interessa, non siamo né filosofi né sociologi, non siamo degli storici raffinati, ma siamo invece delle persone capaci di poter guardare come le cose si manifestano. Ecco, allora, l'effetto della catastrofe è la rovina. E allora, su questo concetto della rovina vorrei richiamare, e tra l'altro anche questo è interessante, richiamare un grande autore del Novecento, che è Walter Benjamin. E vorrei richiamarlo attraverso due testi importanti. Uno è del 1931, dal titolo Il carattere distruttivo. E l'altro è un testo del 1955, che è un po' una riflessione intorno a quel quadro che, se avete internet sotto mano potete cercarlo, L'Angelus Novus, che è un quadro di Paul Klee, dipinto nel 1920. Ecco, perché richiamo questi due testi? Perché intanto Benjamin è un raffinato pensatore, un filosofo di grande di pensiero appunto acuto e interessante, però in questi due testi, intorno agli effetti di un evento catastrofico e di fronte alle rovine, ci pone in qualche modo due approcci e due angolazioni e quindi due visioni per certi versi anche un po' diverse. E su questo forse sarebbe interessante discutere oggi, cioè capire cosa ci facciamo di queste rovine, come operiamo su queste rovine. Beh, nel carattere distruttivo, 1931, Benjamin scrive: il carattere distruttivo non vede alcunché di duraturo. La distruzione assume da questo punto di vista una valenza tutt'altro negativa. Per Benjamin è un'opportunità di progettare il nuovo. E quindi, per certi versi, dentro questo testo c'è l'eliminazione totale del presente e la fondazione del nuovo. Questa è una tesi, su cui si può riflettere, si può discutere. Siamo sotto eventi catastrofici, il territorio del centro Italia è stato investito, si è citato il terremoto del 1990, lo faceva Federica, ma naturalmente abbiamo avuto anche il 2016, oltre al 2009 il terremoto dell'Aquila, 2016 quello delle Marche. Beh, noi siamo stati in una condizione, lo siamo ancora, in un'opportunità effettivamente di guardare qual è l'effetto. Non stiamo ragionando, come dire, un po' su una condizione di assenza d'immagine,
L'immagine è appunto quello che in tutte queste realtà del centro Italia, che sono state lacerate da questo evento catastrofico, ci troviamo a ragionare su queste rovine. Beh, da questo testo del 31, Benignano arriva a dire: bene, quello che è stato, la catastrofe ha distrutto tutto, il nostro compito è fondare il nuovo. Beh, la soluzione è drastica, è assolutamente perentoria, assertiva, senza mezzi termini. Ma nel 1955, a partire da quel quadro di, appunto, di Paul Klee, che è l'Angelus Novus, vi dico per curiosità, se andate a cercare, Paul Klee è stato un appassionato di rappresentazioni angeliche, ne ha disegnati tantissimi, molti di questi angeli erano addirittura dei disegni a filo di ferro, molto essenziali, ma gli angeli diventavano per lui, ancora una volta, un'opportunità di meditazione sul mondo, di riflessione sulle cose. Beh, questo quadro che prende in esame Walter Benjamin si chiama appunto l'Angelus Novus, ed è un quadro del 1920. Beh, cosa c'è dietro questa data? C'è sicuramente una guerra, c'è la distruzione della Prima Guerra Mondiale e gli effetti della catastrofe sono appunto, ecco perfetto, Marta mi aiuta a mostrare l'Angelus. Ecco, questo angelo è molto bello guardarlo, questo quadro, e forse vi riporto quello che scrive Walter Benjamin in questo testo. Dice: vi si trova un angelo che sembra in atto di allontanarsi da qualcosa su cui fissa lo sguardo. Cioè, guardate questi occhi molto grandi di questo angelo. Ha gli occhi spalancati, la bocca aperta e le ali distese. L'angelo della storia deve avere questo aspetto, scrive Walter Benjamin. Ha il viso rivolto al passato e dove ci appare una catena di eventi, egli vede una sola catastrofe che accumula senza tregua rovine su rovine e le rovescia ai suoi piedi. Egli vorrebbe ben trattenersi, destare i morti e ricomporre l'infranto, ma una tempesta si sprigiona nelle ali ed è così forte che egli non può chiuderle. Questa tempesta lo spinge verso il futuro, a cui volge le spalle, mentre il cumulo delle rovine sale davanti a lui al cielo. Beh, è un'espressione bellissima, cioè è un filosofo che, guardando dentro quest'opera, costruisce una sua interpretazione. Cosa c'è dietro questa lettura di Benjamin del 1955? Che di fronte alla catastrofe, questa volta, non c'è quella condizione, per certi versi rasserenante, liberatoria, di pensare in qualche modo a fondare il nuovo. Ma c'è invece, da un lato, il riscontro della necessità di andare avanti, cioè quella tormenta che spinge l'angelo in avanti non è altro che il progresso, il futuro. Ma nello stesso tempo quest'angelo non può sottrarsi dal guardare, osservare con attenzione ciò che è alle sue spalle, il passato. Ecco che a questo punto questo discorso che oggi stiamo facendo un po' sul tema della rovina come effetto della catastrofe è un tema che ci porta a ragionare sul rapporto tra passato e futuro. Oggi siamo chiamati in qualche modo a capire come interpretare contesti, luoghi totalmente dilaniati, distrutti dagli eventi catastrofici e capire come attraverso uno strumento che è nostro, che è proprio degli architetti e dei designer, che è quello del progetto, come possiamo agire su questa roba. Allora, su questo la questione io la vorrei tenere aperta, mi piacerebbe ascoltare un po' il vostro punto di vista, capire cosa ci facciamo, cosa vogliamo fare di fronte a tutto questo. Federica Morgia, un po' in apertura, ma anche soprattutto nella parte finale, ha utilizzato un'espressione dicendo bisogna trovare benefici dagli eventi. Ecco, questo un po' è... poi utilizza anche un'espressione prenderci cura, quindi lavorare dentro delle strategie di cambiamento, ma lavorare da dentro, lavorare cercando di non allontanarci troppo da ciò che è accaduto. Ecco, credo che l'azione progettuale è un'azione che non può esimersi, ecco, da quello sguardo che ha
cui appunto si sofferma Walter Benjamin partendo da quest'opera di Paul Klee, è quello sguardo che deve inevitabilmente fare i conti con quello che è stato, ma nello stesso tempo lavorare dentro, cercare di non allontanarsi, non distaccarci, significa in qualche modo però non perdere di vista una visione, una possibilità di cambiamento, una possibilità di trasformazione. Ecco, queste erano un po' le osservazioni che volevo fare intorno alla tematica di oggi, e credo che i tanti progetti che ha mostrato Federica e le questioni che ha posto Diana, su cui sta lavorando nella sua tesi, sono tutte questioni che si prestano ad essere materia su cui riflettere. E quindi è una riflessione che poi richiederà inevitabilmente da parte di ognuno di noi una scelta, e quella scelta che si compie attraverso il progetto. Qual è la formula? Qual è la risposta giusta? Beh, io credo che non c'è una soluzione. In ogni caso, credo che quelle rovine, per chi conosce i territori del centro Italia, sono ancora sotto i nostri occhi, che questi territori distrutti dal sisma sono rimasti così oramai da 4 anni, e che probabilmente sta accadendo un'altra cosa, e su questo vorrei chiudere questo mio intervento, forse non da moderatore, insomma, ho fatto un po' da ulteriore apripista su ulteriori questioni, perché insomma credo che c'è poco da moderare, mi fa piacere discutere, ascoltarvi, fare anche delle osservazioni, delle critiche su quello che abbiamo detto fino adesso. Quello che sta succedendo è un'altra cosa molto interessante, che ha molto a che fare con quello di cui stiamo oggi discutendo, che col passare degli anni questi contesti distrutti dal terremoto stanno rischiando di scomparire, e questo è un aspetto di grande interesse, e quindi rientra ancora dentro un po' quella fenomenologia, quella capacità di osservare e di guardare. Che cosa sta succedendo? Sta succedendo un'altra cosa interessante, adesso c'è un appunto, volevo richiamarvi un po' un altro testo molto vecchio di Georg Simmel, un altro filosofo. Non trovo gli appunti, ma lo dico un po' a memoria. Sta succedendo che la natura sta progressivamente reimpossessandosi di quei luoghi che l'uomo aveva in qualche modo trasformato. C'è tutto quella che la cultura e l'antropizzazione di questi contesti rischia di scomparire, perché si sta verificando un processo inverso, in cui la catastrofe ha prodotto la rovina, ma quella rovina sta diventando l'humus da cui un processo di rinaturalizzazione sta prendendo atto. Allora, su questo andrebbe fatta anche una riflessione. Siamo interessati a trattenere queste tracce, questi segni di un'antropizzazione del territorio, oppure dentro un riequilibrio sistemico possiamo fare a meno di conservare la memoria di alcuni luoghi? Ecco, questa è un po' una domanda che la tengo aperta, perché appunto su questo potremmo continuare anche a riflettere, a discutere, ma il rischio è un rischio molto, molto alto, perché i territori che sono stati coinvolti da questo processo catastrofico sono dei territori fragili, e lo hanno dimostrato per gli effetti del terremoto, ma sono territori su cui già prima del terremoto si erano attivati processi di spopolamento, di abbandono, e quindi il rischio di non poter rinascere, di non poter attivare effettivamente una ricostruzione, è un rischio molto alto. Allora, cosa facciamo? Questa è un po' la domanda che io vi lascio aperta. Sarebbe interessante appunto anche discutere su questa processualità, sul fatto che appunto la catastrofe produce rovina, ma la rovina potrebbe essere l'inizio di un processo di rinaturalizzazione di luoghi un tempo antropizzati e poi invece abbandonati e di nuovo natura. Grazie. Eh,
Okay, grazie. Posso dire una cosa io? Scusate se intervengo, già mi sono presa tanto spazio che forse non devo più farlo, fatemi voi, però queste cose che diceva Luigi sono molto suggestive, molto suggerenti, io credo, no? Però mi viene proprio subito un'urgenza. Quando, diciamo, sul tempo delle rovine, diciamo, si potrebbe aprire un dibattito molto, secondo me, molto interessante, e io credo che sia proprio un terreno molto suggerente per coloro i quali si avvicinino poi a studiare questo problema, no? Soprattutto rispetto a un caso concreto come quello del Centro Italia. A questo proposito, proprio per citare testi, diciamo, un po' antichi o in questo caso un po' vecchi, io vi suggerisco di mettere nella vostra bibliografia un volume, secondo me, molto fondativo in questo senso, che si chiama Deperire, e che è un volume di Lynch. Io credo che Lynch negli anni Ottanta ci diceva una cosa fondamentale, e cioè che da architetti, da progettisti, non dobbiamo soltanto avere la visione, diciamo, una prefigurazione di come sarà il nostro progetto una volta che la sua costruzione sarà finita, sarà portata a compimento, no? Il nostro progetto, che può essere un edificio, che può essere un sistema di, diciamo, di spazi aperti, diciamo, il nostro progetto, ma che cosa succederà nel tempo al nostro progetto? Cioè, lui ci suggerisce di ipotizzare il deperimento di questo sistema, diciamo, che noi ci avviamo a consegnare al futuro, no? Cioè immaginare non soltanto la sua vita, ma anche il suo nascere e sorgere, ma anche poi il come un sistema, diciamo, è il prodromo un po' di quella che oggi chiameremmo la sostenibilità, no? Però io credo che non sia soltanto questo, ma sia qualcosa che va oltre la sostenibilità, e che è qualcosa che può prescindere, diciamo così, il mero uso che poi si fa delle cose. E l'altra cosa che stavo pensando quando Gigi concludeva era, per esempio, alle rovine di alcuni frammenti urbani. Tutti voi, anche se siete tutti molto giovani, avrete sentito parlare di Chernobyl. Forse vi sarà capitato di vedere alcune riprese straordinarie di National Geographic che fa vedere proprio cosa sta succedendo oggi alla città di Chernobyl, no? La città alla quale è impossibile accedere a causa delle radiazioni, ovviamente tutta la popolazione, le attività solo abitative, ma produttive. La vita della città è rimasta come a Pompei, no? Congelata in un momento che è quello dell'esplosione del reattore nucleare. E dopodiché, che cosa sta succedendo adesso? Sta succedendo quello che in parte sta succedendo in alcuni centri del centro Italia, e cioè che questi luoghi sono colonizzati da una natura selvaggia fortissima che sta prendendo il sopravvento. Allora, forse questi fenomeni, diciamo così, che in qualche maniera sono ineluttabili, inevitabili di fronte ad alcune catastrofi, no? Come per esempio questa, meritano però un'attenta riflessione, perché sono, appunto, come dicevamo prima, sono proprio alcuni degli elementi che poi vanno considerati per intraprendere dei processi di ulteriore trasformazione. Volevo solo aggiungere questo. Il libro a cui faceva riferimento è questo, e questo è il vantaggio di essere dentro casa in questa condizione. Ve lo consiglio pure io, perché tra l'altro
c'è una frase molto bella, dice che deperire può essere anche costruire. Quindi c'è un approccio appunto di circolarità dentro le questioni dove la condizione di distruzione può essere essa stessa una processualità di ricostruzione e quindi di una ricostruzione che non è detto che sia ripristinare uno stato originario, ma significa invece esplorare altro. Grazie mille a tutti per questi spunti veramente interessanti. Non so se ci sono altre domande, si può chiedere la parola in chat. Ecco, allora vedo Simone Francioni. Prego. Mi sentite? Sì, sentiamo. Sì, ok. No, intanto volevo ringraziare i professori Morgia e Coccia e anche la collega Bukvic. Dei tre interventi, per me il punto principale è quello che sto approfondendo e mi sta anche affascinando nel percorso che sto facendo nel percorso formativo di design industriale, il fatto, come diceva il professor Coccia, è l'atto di vedere che fa parte di tutta quell'analisi di saper leggere il progetto, quindi analizzare e alla fine, come diceva anche Bukvic, di disegnare che poteva essere la soluzione. Questo è quello che ritengo possa essere un po' il fulcro, un po' per cambiare anche il metodo di creare e di dare un pochettino più di profondità a tutto il lavoro. Nel senso che, sotto il punto di vista architettonico, anche la questione delle catastrofi, partendo dalla mia ignoranza, oppure partendo da quello che ho visto in giro, una insufficienza di lungimiranza, oppure il non analizzare tutte le variabili che potrebbero portare poi ad una alle catastrofi che abbiamo visto. Non dico che il problema non si può annullare, si può solamente ridurre, però direi sarebbe il caso di vedere il contesto in cui siamo, non so, analizzare anche a livello idrogeologico tutto quello che c'è per evitare che possa avvenire questo. Adesso, poi il professore ci ha mostrato anche, ha tirato fuori diversi concetti interessanti sull'opportunità delle catastrofi di ripartire e quindi di migliorarsi, che poi c'è anche, si può fare anche un parallelismo con la vita, che più volte ci ritroviamo davanti a delle difficoltà e più volte riusciamo ad uscirne fuori e automaticamente diventiamo più forti, quindi è un modo di affrontarlo che potrebbe anche essere visto e messo anche sul progetto per evitare che vengano fatti errori che sono stati fatti in passato. Poi interessante anche la suddivisione sull'approccio, sul fatto di sovrapporre, esplorare, esplicitare e rivestire. Diciamo che i primi tre sono quelli che preferisco di più. Però il rivestire è bello perché c'è la sorpresa all'interno. Sembra che voglia coprire, invece, con un minimo di curiosità, poi tutto viene ridato. E, sì. E poi sul fatto del concetti come anche l'intelligenza emotiva, riportare un po' sensibilità a livello sociale e far sì che ogni progetto abbia anche proprio un valore sociale. Adesso studiando sempre con i vari professori, adesso ho avuto modo di fare un percorso con Mascitti, Carlo Vannicola e anche altri, però adesso questi sono quelli che mi hanno colpito. Hanno portato sempre il pensiero ad andare oltre, sempre più lontano, il perché viene fatto un progetto, il perché, cioè che il progetto nasce sempre da un problema, e soprattutto anche studiare il ciclo di vita di quell'operazione che si sta facendo. Quindi sì, chiudendo il discorso un po' preso a destra e a sinistra, il fatto di leggere la realtà, il progetto e l'atto di vedere, per poi successivamente disegnare e quindi progettare, penso che sia il modo superandi migliore, quasi, anzi unico. Sono arrivato a questo, arrivato ai tempi nostri. Questo era un po' quello che volevo, che mi sentivo di condividere, più o meno bene.
Grazie. Grazie mille Simone per il tuo intervento. E non so se qualcuno vuole rispondere oppure commentare ciò che è stato detto. Ci sono osservazioni da fare? Ah, io rispetto a quello che diceva Simone, anzitutto lo ringrazio molto perché credo che queste osservazioni, diciamo, sono di carattere personale, ma estendibili, diciamo, a questioni di metodo. Io penso che il progetto sia uno strumento, come cercavo di dire all'inizio, di osservazione e di ricerca, cioè è il nostro perlomeno, no? È il nostro strumento, per cui sicuramente è lo strumento di indagine che noi architetti dobbiamo prediligere, quindi è necessario per poter capire come stanno le cose, bisogna assolutamente indagarle dal punto di vista proprio, bisogna assolutamente disegnarle. Poi disegnare è un'operazione molto complicata, molto complessa, perché significa selezionare, no? Cioè non è che uno disegna come il cartografo di Borges, disegna tutto e quindi fa un disegno infinito che non ha più nessun significato, no? Perché disegnare è come un frattale, cioè puoi entrare nel dettaglio e perderti, no? Invece disegnare è una cosa molto complessa, significa selezionare quello che è utile per quella cosa lì, no? Quello che serve a capire, a intervenire, e quindi è come un palinsesto, no? Tu selezioni dei segni e poi lasci anche, come dire, aggiungi il tuo. In questo senso non è un'operazione banale, è un'operazione complessa, ma è un'operazione necessaria, soprattutto quando si tratta di esistente, no? Di fare i conti poi con delle rovine, per esempio. Posso aggiungere ancora qualcosa? Giusto per... Sì, come no, certo. No, ho apprezzato molto questa riflessione di Simone, perché alla fine c'è stato anche un passaggio in cui questo percorso di formazione l'ha poi associato ad un percorso di vita, cioè che alla fine dentro questa condizione c'è poi il senso un po' continuo del formarsi proprio anche come essere umano, come... quindi la catastrofe è anche quello che noi esperiamo rispetto a tante cose della nostra vita, grandi o piccole, ma in ogni caso producono sempre degli effetti di disequilibrio e noi siamo appunto sempre un po' chiamati a rimetterci in equilibrio ogni volta che accade qualcosa. Visto che questi seminari sono delle occasioni per aprire spunti e opportunità, vi lancio un altro input che sarebbe interessante, ecco, per tutti un po' approfondire, ed è un artista basco che è Edoardo Cillida, cui sono molto affezionato, molto legato, un artista che ha lavorato tra il 24, è nato nel 24 ed è morto nel 2002. Ecco, questo artista ha fatto della sua vita una ricerca ed è una riflessione continua sullo spazio, sul tempo e sulle forze della natura. È quello che oggi abbiamo un po' sviluppato in questo seminario, perché spazio-tempo è un po' il senso della trasformazione, ma c'è un aspetto importante, è quello delle forze della natura. Quando parliamo di catastrofi naturali, naturalmente oggi abbiamo parlato anche di catastrofi determinate dall'azione umana, le guerre, per esempio. Ecco, la cosa molto bella che in questa sua ossessione di Cillida, in tutta la sua vita, questo suo interrogarsi sullo spazio, sul tempo e sulle forze della natura, lui arriva a sostenere un po' il paradosso, quasi un po' un ossimoro, e dice: l'unico fatto stabile è la persistenza della instabilità. Questa cosa è bellissima, perché probabilmente dobbiamo accettare che l'equilibrio è nella condizione di cambiamento continuo. E quindi quanto più noi ci affezioniamo alla durabilità, alla resistenza delle cose, tanto più in qualche modo ci troviamo a scontrarci davanti a qualcosa che sembra un po' non risolvibile. Allora forse accettare che l'instabilità è il dato più persistente, paradossalmente, quando sapete che la persistenza è nella capacità di durare, di resistere nel tempo,
ma è una cosa che ci porta anche qui a riflettere, questo sul piano della cultura del progetto, e lo dico in senso molto ampio, facendo gli architetti, i designer, occupandosi di qualsiasi cosa, dalla piccola alla grande scala, forse questa riflessione di Cillida ci porta forse a riflettere sullo strumento che noi abbiamo tra le mani per poter cambiare qualcosa. Noi, il nostro obiettivo è sempre cambiare qualcosa, non possiamo lasciare le cose inalterate, ma dobbiamo invece innescare processi di trasformazione. Questo era un po' un ulteriore elemento per continuare a riflettere sulle cose. Grazie a tutti, davvero, grazie. Prego, Marta Ortolani. Sì, volevo giusto aggiungere una piccola considerazione. Innanzitutto, ringrazio nuovamente la professoressa Amorgio, il professor Coccia e Diana per i loro interventi, che sono stati assolutamente ricchi di spunti. La mia considerazione parte un po' ripetendo alcune parole della professoressa Morda, che ha parlato di virtuosi meccanismi di scambievolezza. E quindi quello che volevo, non so, chiederle è se nell'ibridazione delle pratiche, delle discipline, specialmente di quelle che appartengono alle teorie del paesaggio, possa esserci una contaminazione, un'ibridazione su quelle che invece sono le strategie di trasformazione più proprie invece al campo urbano. E qui faccio un po' riferimento al progetto, al caso studio che hai presentato di Fiber City, in cui queste infrastrutture verdi divengono dei dispositivi che partecipano in maniera strutturante a quelle che sono poi delle prefigurazioni future per la città. Quindi mi chiedo, insomma, se le pratiche che sono più proprie delle teorie del progetto di paesaggio possono in qualche maniera confluire e diventare poi determinanti anche nei processi di trasformazione più prettamente urbani. E poi un'altra questione in merito alla rovina. Anche qui faccio riferimento a un filosofo, Sébastien Marot, che in qualche maniera ha dato voce, ha partecipato alla recente discussione sulle teorie del paesaggio, del landscape urbanism e del recovering landscape tramite un saggio che è confluito in questa raccolta di Körner. Lui parla di sito come palinsesto, e quello che mi chiede è se la rovina che appartiene a un determinato sito, a un determinato palinsesto, non possa effettivamente partecipare al progetto futuro, e facendolo però attraverso quelli che sono comunque le modalità più proprie e connaturate nel progetto di paesaggio, ossia quella del processo. Lui infatti, attraverso questo processo di anamnesi degli elementi che appartengono al sito, sollecita a considerare il progetto in senso lato come processo e non come risultato e come catalizzatore di relazioni piuttosto appunto che come manufatto. E quindi chiudo, volevo insomma concludere con queste due osservazioni, lasciando poi la parola alla professoressa Moggio, al professor Coccia, se vogliono comunque darmi un'interpretazione, una risposta ulteriore. Faccio iniziare io, se vuoi, Gigi. Grazie per la domanda, mi sembra molto, molto interessante. Io, come diceva Diana, da qualche anno lavoro quotidianamente, insomma, a contatto con amici e colleghi che si occupano di paesaggio in maniera ovviamente molto più, approfondita e a buon diritto di quanto non me ne occupi io, che ovviamente sono invece una progettista, un architetto, diciamo, non specificamente. Mi sono molto occupata di paesaggio e di spazi aperti in maniera, diciamo, interdisciplinare. Il nostro dottorato, in modo particolare, è un dottorato in cui confluiscono anche, diciamo, oltre che paesaggisti, urbanisti e architetti, anche agronomi, insomma,
persone che quindi si occupano di ambiente in termini più scientifici, no? Io credo che i progetti che attivano queste trasformazioni, di cui parlavano molto bene il professor Coccia e Diana Bukvic, debbano essere proprio diciamo degli episodi progettuali che tengano conto di tre cose sostanzialmente, cioè della rovina, sicuramente, che è poi forse l'oggetto proprio della trasformazione, che però deve essere, come dire, deve precipitare in un sostrato più complesso, che è quello del paesaggio e quello del tessuto urbano. Cioè io credo che ci debbano essere sempre queste tre componenti che parlano tra di loro, altrimenti non possiamo immaginare di attivare una trasformazione, come dire, vera e propria. Io credo che tra i progetti di trasformazione urbana più interessanti, proprio legate non soltanto queste del Giappone, che sono probabilmente, a mio avviso, insomma, molto, molto intelligenti strategicamente, eccetera, però c'è il lavoro, per esempio, oltre che Corner, che tutti conosciamo, il lavoro di alcuni paesaggisti più emergenti, come per esempio in Cina il lavoro di Tarnscape, che sta proprio facendo questo tipo, come dire, di ha una visione, ecco, un po' come diceva il professor Coccia prima, duplice: da una parte una visione ampia, diciamo così, no? Di grande trasformazione, dall'altra parte invece il recupero di tutto ciò che è assolutamente proprio della situazione, no? Proprio dell'ambiente in cui poi il progetto si va a innescare, e quindi il recupero, per esempio, di parti di città che sono quelle della tradizione urbana, che per esempio in Cina vanno scomparendo per una modernizzazione sfrenata, eccetera, e il recupero poi di componenti ambientali molto importanti, no? Cioè si sta passando in Cina da una delle nazioni più, dei paesi, diciamo, nel mondo più inquinati, a uno dei luoghi dove invece c'è un'attenzione per l'ecologia molto, molto sviluppata, no? Cioè, quindi questo un po' è il senso di un progetto di recupero, quindi, no? Di recupero della rovina, che però va, come dire, abbracciata in un contesto, in un sostrato che la sostenga, se no rimane, come dire, un oggetto, no? Anche lì. Questo penso che possa essere come una chiave. Aggiungo qualcosa, tenendo assieme un po' i due aspetti che fanno parte appunto del nostro modo di lavorare. Da un lato la conoscenza e dall'altro lato appunto la progettualità, e quindi la possibilità su cui Federica appunto si è adesso soffermata a capire come operare su queste questioni. Ecco, facendo un passo invece sulla conoscenza, giustamente Marta, richiamando Sébastien Moreau, a sua volta c'è anche Corbeau, diciamo un po' all'origine di questo ragionamento sul palinsesto, parlava di anamnesi. Ecco, questa parola anamnesi è una parola tipicamente del campo medico, e siamo dentro la piena pandemia, e quindi questo aspetto forse ci aiuta anche a riflettere che il compito di ogni ricercatore è quello di cercare indizi. E la ricerca indiziaria è quella che i medici fanno quando si trovano davanti ad un malato per cercare di capire come risolvere quella malattia, è quello che sta succedendo nelle sperimentazioni, anche per capire le terapie. Ecco, da questo punto di vista credo che l'aspetto di anamnesi, di quella ricerca indiziaria legata alle tracce che sono dentro i territori, dentro i palinsesti territoriali, credo sia un dato di grande ricchezza rispetto all'esercizio del progetto. Ma questo non vuol dire necessariamente operare dentro un processo di pura conservazione delle cose. Cioè non c'è nostalgia in questo lavoro di anamnesi, c'è invece al contrario il conoscere per innescare anche delle innovazioni forti su queste rovine, su queste tracce. Quindi il progetto è sempre un po' un atto liberatorio, è sempre una operazione culturale che ognuno fa seguendo la propria strada. Ma l'aspetto più limitativo, credo, dell'azione del progettista in generale è quello di non conoscere.
cioè di operare senza conoscere. E come si suol dire spesso, di quando appunto molte cose sono state già dette, già fatte, allora molti aspetti vanno indagati prima ancora che progettualmente attraverso proprio strumenti di conoscenza. Ecco, questo lavoro indiziario, questa ricerca di indizi, questa anamnesi che è molto perseguita proprio da alcuni anche paesaggisti francesi, sia un aspetto molto importante che riguarda i territori delle rovine, i territori appunto che si prestano ad essere analizzati, indagati attraverso stratificazioni storiche. E poi c'è il progetto molto spesso ad una scala come quella appunto dei territori distrutti dal terremoto non è un progetto istantaneo. Ecco, il processo a cui faceva riferimento Marta spesso diventa inevitabile quando si lavora nei contesti in cui la rovina è molto forte, in cui la catastrofe ha determinato appunto dissesti generali. Bisogna pensare ad una trasformazione che avviene nel tempo. Umberto Eco parlava di opera aperta rispetto anche al senso della narrazione del romanzo, ed è molto bella quell'immagine. Se vi capita di rileggere Il nome della rosa, capite il senso profondo di Eco sull'opera aperta. Ecco, il progetto in alcune situazioni, come appunto i contesti territoriali, inevitabilmente è un'opera aperta, quindi è un processo che si realizza in un tempo lungo. Grazie. Grazie, grazie mille a tutti, davvero. Siamo molto soddisfatti e contenti di questo dialogo, dibattito che si è instaurato dopo i vostri interventi. È proprio lo scopo, insomma, di questi seminari. E quindi ringrazio Diana Bukvic, la professoressa Morgia, il professor Coccia e tutti coloro, insomma, che hanno partecipato.